Allora, noi cominciamo. È una piccolissima commemorazione dei morti di Eldorado. Sono 10 anni dalla strage di Eldorado, quest'anno. Il 17 aprile del 1996, due plotoni della Polizia Militare del Parà, con 200 soldati ciascuno, riceve l'ordine di accerchiare un accampamento di senza terra alla curva della S nel comune di Eldorado dos Carajás e dare una lezione a quei vagabondi che insistono nel voler lavorare la terra. Ogni plotone a Parapuebas e Marabá esce dalle proprie caserme ben preparato, senza elementi di identificazione sulla divisa, senza registrazione delle armi e munizioni. Sono ordini superiori. Governa la provincia del Pará il signor Almir Gabriel, PSDB. Governa la colonia Brasile il proconsole americano e principe dei sociologi, Ferdinando Enrique Cardoso. Dopo alcune ore, il massacro. 19 senza terra assassinati. Uno di loro, il giovane Oziel da Silva, di soli 18 anni, leader dell'accampamento, viene preso, immobilizzato e colpito di fronte a tutti i soldati, mentre gli viene chiesto di continuare a gridare «Viva l'MST!». Altri 69 sono gravemente feriti e ancora oggi soffrono delle conseguenze che li hanno resi inabili al lavoro. Che male ho fatto? Che male? Solo perché volevo coltivare? Altamiro Ricardo da Silva, 3 golpi a una gamba, alla testa e al cuore. Appoggiarmi al bastone della zappa. E la terra poter arare? Antonio Costa Dias, un colpo al torace. Per cogliere i frutti un giorno e potere con allegria ai miei figli dar da mangiare. Raimondo Lopez Pereira, 3 colpi, 2 alla testa e 1 al torace. Che male ho fatto, che male. Leonardo Battista de Almeida, 1 colpo, alla testa. Solo perché da lontano si vedeva questa immensità di terra che pensai che nessuno voleva. Graciano Olimpo de Souza, 1 colpo, alla testa. Poi, quando arrivai più vicino, sempre più divenni sicuro che essa nulla produceva. José Ribamar Alves de Souza, 2 colpi, 1 alla testa a bruciapelo, l'altro all'addome. Perché produrre che voglio, con tutta la forza del cuore? Oziel Alves Pereira, 4 colpi, 2 alla nuca, 1 al collo, 1 al petto. Avere un pezzo di terra, piantare dei semi nel campo. Raccogliere cibo per tutti. Manuel Gomez da Souza, 3 colpi, 2 alla testa e 1 all'addome. Con mais, farina e fagioli, por fine alla fame. Lorival da Costa Santana, 1 colpo, al cuore. È proprio per questo che chiedo, mio Dio, che ho fatto di male? Antonio Alves da Cruz, 1 colpo, al petto e ferite di coltello. Se in questo pezzo di terra non ho voluto che questo. Abilio Alves Rabelo, 3 colpi, 2 al collo e 1 alla coscia destra. Insieme a tanti fratelli far crescere il cibo ed essere un poco felice. Joao Carneiro da Silva, schiacciamento del cranio. Prima di occupare la maledetta strada ho voluto trattare. Antonio, o irmana, 1 colpo alla nuca. Nulla abbiamo ottenuto, da loro abbiamo avuto proiettili che ci hanno stordito, raffiche all'infinito. José Alves da Silva, 2 colpi, alla nuca, alla gamba destra. Ho visto compagni cadere ed io non potevo fare niente. Robson Vitor Sobrigno, 4 colpi, nuca, torace, braccio e volto. Loro con i fucili, noi con la zappa soltanto.
Amancio Rodriguez dos Santos, 3 colpi alla testa, a una ascella, al bacino. Sangue sul volto degli uomini, bambini correndo impazziti, donne disperse nei campi. Valdemir Pereira de Silva, 1 colpo al petto. Presidente scellerato, governatore mascherato dietro a un colonnello che diede ordine a un soldato. Joaquim Pereiras Vera, 2 colpi a una ascella e al petto. Soldato codardo, crudele, che dava, pazzo e insensato, colpi verso ogni lato. Joao Rodriguez Araújo, 1 colpo a un braccio e una coltellata che ha reciso un'arteria. Ma se i vigliacchi pensano che fermeranno così la nostra coraggiosa lotta, essi certo si sbagliano, perché ad ogni morte noi grideremo più forte: riforma agraria, adesso. Allora, siamo commossi per questa cerimonia che ci ha fatto entrare in questo mondo così nuovo, così ricco di emozioni, e ci ha fatto tornare alla memoria questa strage. È proprio anche molto bella la loro tecnica e il loro metodo di coinvolgimento delle persone, e questa è anche l'anima della rete. La rete è questo, sono queste emozioni, questi affetti, queste amicizie, questi legami che rimangono indissolubili e che si tramandano dal sud al nord e viceversa. Quindi oggi sarà una giornata molto importante, perché sarà dedicata un po' alle esperienze che sono l'anima della rete, quindi alle testimonianze, alle nostre, noi le chiamiamo operazioni, cioè i nostri interventi nel sud del mondo, che ci spingono anche come nord a riflettere e a meditare sempre lungo i percorsi della politica. Io chiamerei alla presidenza, qui al tavolo, i testimoni della mattinata. Come vedete dal programma, oggi abbiamo nella mattinata l'ascolteremo i testimoni, nel pomeriggio ci sarà la tavola rotonda sulla società civile e nuove politiche. Ci sono alcune defezioni, ma poi ne parleremo, alcuni problemi tecnici soprattutto per la tavola rotonda. Per la mattinata rimangono invece presenti il gruppo, la rete di Padova, che ha scritto e leggerà quindi la testimonianza per Haiti, perché purtroppo per una serie di motivi anche drammatici riguardo questa realtà non abbiamo potuto avere un testimone, ma abbiamo avuto questi amici della rete che sono andati là, sono rimasti, hanno incontrato una serie di difficoltà e ci racconteranno la loro esperienza. Nella seconda parte, speriamo anche una terza, adesso vediamo i tempi come andranno, ascolteremo il testimone della Repubblica Centrafricana ci racconterà la sua esperienza e che rappresenta emblematicamente questa nostra apertura all'Africa, così innovativa, non solo per i progetti, perché non è l'unico progetto che abbiamo in Africa, ne abbiamo anche altri, però questo ha una sua valenza politica, proprio direi quasi profetica, un po' all'avanguardia, perché è stato un piccolo forum che è stato fatto sul luogo nella Repubblica Centrafricana, Bangui, in cui noi siamo andati come rete, non solo, ma anche con altri amici della società civile e di altre associazioni, di altri gruppi, ad ascoltare, a dialogare con loro. C'erano anche Latouche e Lodovisi, che hanno partecipato anche come esperti. Quindi è un'esperienza nuova della rete, è una nuova strada che stiamo percorrendo tutti insieme. Quindi ci saremo molto contenti di ascoltare direttamente dalla sua voce qual è l'esperienza della Repubblica Centrafricana. Buongiorno a tutti. Per chi non ci conosce, siamo Fabiano, Cristina,
Marianita, siamo della rete di Padova. E leggeremo la testimonianza per Haiti, un documento che abbiamo anche fotocopiato e che trovate qua. Abbiamo fatto qualche copia per chi fosse interessato ad avere questo documento. Testimonianza per Haiti, intervento della rete di Padova, Rimini, 25 marzo 2006. Il nostro intervento non è certo sostitutivo di una testimonianza diretta da parte dei nostri amici haitiani di Dauphiné. Non siamo haitiani e ovviamente non possiamo esprimere situazioni e problemi distanti, non solo geograficamente. Ma d'altra parte abbiamo acquisito nel tempo una conoscenza di questa operazione che ci permette di fornire elementi di riflessione comune sulla situazione di quest'isola divisa in due. L'isola di Haiti, condannata a ospitare due popoli fratelli a vivere insieme. C'è solo una linea di frontiera montagnosa che separa haitiani e dominicani. E a proposito di questa frontiera, vorremmo iniziare leggendovi una riflessione che nasce dall'esperienza vissuta da una di noi, Cristina. La frontiera è una linea immaginaria, un filo di rasoio affilato come un macete, un mondo malato di storia e antichi rancori, malato di vecchie ferite e insepolte angustie, malato di grandi ingiustizie antiche e moderne, un mondo malato di colori, boschi perduti e fiumi rossi di fuoco, montagne aride in prospettiva, la prospettiva haitiana, il colore malato, ricchezza di mango, seme buttato dal negro, ricchezza di braccia, forza sudata del negro, ricchezza di mercato, antica sapienza della negra. La frontiera è una linea immaginaria, la frontiera è una croce e crocevia, dove passano interminabili e nere carovane, dissolte nella selva, riemersa nel conuco, nascoste dietro casa, nella campagna ingrata. La frontiera è una linea immaginaria, immaginaria come un sogno, concreta come un sogno. È scorcentante sapere che Repubblica Dominicana ha come secondo partner commerciale Haiti, per un totale di interscambi commerciali pari a 200 milioni di dollari, mentre gli aiuti internazionali destinati ad Haiti, dei quali sono arrivati solo il 10%, ammontano a 100 milioni di dollari. Haiti è sempre tra i paesi più poveri al mondo, ma l'energia economica che esprime vale di più dei pochi aiuti che riceve. Da Haiti sono state estratte enormi ricchezze senza portarvi nulla, da sempre, fino a oggi. Potremmo citare molti dati socio-economici, drammatici, ma possono bastare quelli relativi alla speranza di vita, 55 anni, alla mortalità infantile, 156 ogni 1000, alla presenza di un medico ogni 10.000 abitanti. Da un mese la capitale, Port-au-Prince, sta subendo un forte razionamento di acqua. Molti quartieri sono riforniti con acqua in cisterna, distribuita da privati a pagamento. È salito il prezzo dell'acqua da bere in gallone, da 7 a 25 gourd. Un sacco di riso costa 31 dollari rispetto ai 22,50 dell'inizio del 2004. Sono informazioni che chiaramente esprimono una grande difficoltà di vivere. L'isola ha oggi circa 18 milioni di abitanti. Haiti, che occupa solo un terzo del territorio, ha una popolazione numericamente analoga a quella della Repubblica Dominicana ed è per questo sottoposta a una pressione demografica ai limiti della sopravvivenza. È nota la forte spinta migratoria degli haitiani verso l'altra parte dell'isola e recentemente sul notiziario della rete abbiamo pubblicato notizie in merito alla recrudescenza mai assopita della violenza contro lavoratori haitiani in Repubblica Dominicana. Il titolo che è stato dato all'articolo che trovate nel notiziario non è corretto, non c'è un razzismo generalizzato, c'è quello che viene definito da molti dominicani un anti-haitianismo. Una grande manodopera illegale manda avanti l'economia dell'agricoltura, delle costruzioni in Repubblica Dominicana. A tutti sono note le terribili condizioni in cui vivono gli haitiani e i dominico-haitiani nelle grandi piantagioni di canna da zucchero. Non si tratta solo di intervenire per il rispetto dei diritti umani, un lavoro ben svolto dagli amici di Solidaridad Fronterissa con padre Regino Martinez che ancora accompagniamo nel suo lavoro, ma si tratta di assumere la responsabilità di una problematica storica mai risolta e che ha radici profonde nella nascita di questi due stati, sulle basi di un rapporto schiavista tra nord e sud, i cui effetti sono oggi manifesti nella società capitalista
che non può fare a meno di perpetrare il rapporto ingiusto nelle sue attività mercantili e di potere. Gli haitiani nascono schiavi e dall'orrore della schiavitù è segnata la loro storia e sono segnate le loro vite. Oggi sono schiavi fuori patria e nella stessa patria. Nessuno sembra volerne la liberazione integrale, nessuno vuole riconoscere al popolo haitiano il diritto ad esistere con la loro storia, la loro cultura, la loro volontà politica nel loro paese, garantendo loro l'accesso agli elementari e fondamentali diritti alla salute, all'istruzione, al lavoro, al godimento delle risorse a partire dalla terra e dall'acqua. Lo schiavismo si trascina ai giorni nostri come un bubbone purulento, nonostante le rivoluzioni e la presa di potere da parte degli schiavi, così sembrava, nel 1804. Sembra che la natura genetica di questa impronta culturale colonialista, dove anche i principi della rivoluzione francese suonano vuoti, sia perdurata immutata nei 200 anni di indipendenza. Come spiegare altrimenti il colpevole comportamento dei settori intellettuali, imprenditoriali, politici, locali ed internazionali verso il rispetto dei principi etici nei confronti del popolo haitiano? Le recentissime elezioni presidenziali del 7 febbraio 2006, realizzate solo al quarto rinvio, hanno messo in luce da una parte la grande affluenza e pacifica partecipazione della popolazione, oltre 80% di iscritti, e dall'altra lo scandaloso comportamento delle organizzazioni internazionali, l'Organizzazione degli Stati Americani, OSA, e l'Agenzia ONU per lo Sviluppo, UNDP, in testa. Di fatto hanno cercato di impedire uno svolgimento regolare, facilitato ed efficace della votazione, ostacolando il lavoro del Consiglio elettorale provvisorio e considerando l'evento solo una questione tecnica e non politica. La stessa MINUSTAH, che è la missione ONU, presente nel paese dalla partenza di Aristide, con 7.500 militari e 2.000 ufficiali di polizia, poco ha fatto, tranne sedare le manifestazioni del 14 febbraio, a una settimana dalle elezioni, in occasione della protesta di migliaia di haitiani per gli evidenti brogli elettorali. Préval, candidatosi tardivamente per una nuova coalizione dal nome significativo, l'Espoir, cioè la speranza, ha vinto perché il popolo è insorto, l'ennesima rivoluzione. Ha vinto nonostante i brogli, le schede bruciate. I caschi blu hanno ammesso di non aver potuto provvedere alla sicurezza di migliaia di schede in 9 seggi, nonostante l'assenza di seggi in cui votare, distanti anche 5 ore di cammino a piedi. O come a Cité Soleil, un quartiere di Port-au-Prince, dove una popolazione di 66.000 abitanti poteva contare solo su 2 seggi, nonostante i registri elettorali incompleti e il ritardo con cui molti verbali elettorali sono arrivati a fatti conclusi. Il distacco che Préval ha dato agli altri candidati è stato del 30%, ma fino all'ultimo ciò non ha avuto un peso politico per chi doveva vigilare sul comportamento democratico di Haiti. Era inutile pensare che un paese eternamente occupato fosse in grado di votare. Ma la gente ha votato, ha manifestato con la sua presenza massiccia il desiderio di cambiare le sorti di un paese in degrado, testimoniando speranza e vitalità. Al primo febbraio, oltre 3,1 milioni di cittadini erano iscritti nelle liste elettorali, vale a dire l'88% del totale degli aventi diritti al voto. I candidati presidenziali erano 35 e 1.300 quelli per il Parlamento. Inizialmente Préval non era stato riconosciuto presidente al primo turno. In seguito il Consiglio elettorale provvisorio ha ridistribuito oltre 80.000 schede bianche, circa il 4% del totale, proporzionalmente rispetto ai voti ottenuti. Con questo sistema Préval ha raggiunto il 51,15% con il 96% delle schede scrutinate. È stato Marco Garcia, consigliere del governo Lula, a proporre questa forma legale per uscire da un impasse. Così si esprime Solidaridad Fronteriza. Le azioni messe in atto contro lo svolgimento delle elezioni non hanno impedito alla popolazione di dare prova di civiltà, obbligando settori oscuri a convalidare la decisione di stabilire un governo legittimo. Nel frattempo, Jacques Bernard, capo del Consiglio elettorale provvisorio, è fuggito da Haiti perché è al centro di forti sospetti sui brogli contro Préval. Préval ha dichiarato di voler un aiuto internazionale
fondato sul rispetto del popolo haitiano. A Cuba, durante una visita per stabilire solidarietà nel campo sanitario, ha detto: «Oggi il popolo haitiano non ha accesso all'educazione, alla salute. La maggior parte non sa leggere e scrivere e non può mantenere una famiglia per mancanza di lavoro. Chiamo tutti gli haitiani ad unirsi con noi per combattere insieme nemici comuni come la fame, l'analfabetismo, le malattie, la disoccupazione, principali ostacoli per la rinascita di Haiti e per l'intera isola. Preval ha già viaggiato in Repubblica Dominicana per discutere sulla condizione degli immigrati haitiani e in Brasile per chiedere appoggio in campo agricolo perché il paese ha fretta di tornare alla normalità democratica. Preval, mai toccato da accuse di corruzione, più volte esule durante le dittature dei Duvalier e di Cedras, pare la persona più intenzionata a favorire la rinascita del paese. Ha vissuto negli ultimi 5 anni svolgendo attività agricole e commerciali a Marmelade, nel dipartimento Artibonite, dove ha superato la soglia del 50% di voti. In quella zona c'è anche la Force pour défendre les droits paysans haïtiens, FDDPA, la forza per difendere i diritti dei contadini haitiani, che sicuramente ha contribuito all'esito delle votazioni. Ma non bastano i Preval per costruire un paese, ci dice Dadu. E nemmeno da tutto il movimento contadino haitiano si manifestano comportamenti costruttivi. Spesso prevale l'opportunismo. Chavan Jean-Baptiste, ad esempio, il numero uno della grande organizzazione contadina Mouvement des Paysans des Papayers, è membro della direzione del partito Combat, Combat pour bâtir Haïti, per costruire Haiti, ha stabilito quella che ha definito un'alleanza tattica con un candidato indipendente, l'industriale Charles-Henri Baquer. La decisione di appoggiare la candidatura di Charles-Henri Baquer è stata fatta con cognizione di causa e previa consulta con le differenti basi dell'organizzazione, ha detto Chavan. Si tratta di migliaia di contadini. Per un'altra organizzazione, Tête Collée Paysan, altra organizzazione contadina, a cui fa riferimento l'FDDPA, questa si tratta di un'alleanza contro natura e che non aiuta alla comune rivendicazione. La società haitiana è così dimenticata, isolata e vessata che il cambiamento può svilupparsi solo a partire dalla base, dalle comunità in lotta. È questo quanto Dadu e le donne e degli uomini delle FDDPA ci hanno testimoniato e insegnato concretamente durante 15 anni di lavoro nelle montagne dimenticate. Per noi della rete di Padova, Haiti è soprattutto Dauphiné, Dadu Printemps, FDDPA e tutto ciò che è legato a questi nomi che ci hanno permesso di conoscere la realtà haitiana dal di dentro. Dauphiné è una località nella montagna haitiana che non compare nemmeno nelle carte geografiche e non c'è nessuna indicazione stradale per raggiungerla. Amministrativamente è una section rurale, una suddivisione del territorio del comune di Verrette nel dipartimento dell'Artibonite. Si raggiunge attraverso una pista malamente tracciata che si arrampica sulla montagna e poi scende verso un ruscello e una valletta verde. Non c'è un centro abitato, ma una serie di casupole sparse nel territorio e alcuni edifici in muratura più grandi, la chiesa, le scuole, la casa della comunità. Dadu Printemps è una donna che ha dedicato tutta la sua vita a accompagnare le donne, gli uomini, i bambini che vivono a Dauphiné in un cammino per il riconoscimento del loro diritto a una vita degna. Anche noi cerchiamo di accompagnare da più di 10 anni questo cammino, un percorso che ha fatto crescere noi e loro al di là di ogni aspettativa. Ora a Dauphiné c'è una scuola per l'infanzia, una scuola di base. 500 bambini che altrimenti sarebbero rimasti analfabeti perché le scuole più vicine sono a 3-4 ore di cammino. Una scuola professionale, corsi di alfabetizzazione per gli adulti, borse di studio che permettono a un certo numero di ragazzi e ragazze di continuare gli studi nella capitale o in altre città, per poter poi, una volta diplomati, tornare come insegnanti, formatori, ausiliari di salute a Dauphiné e in altri luoghi della montagna. Ma a Dauphiné c'è soprattutto questa organizzazione contadina, FDDPA, ripeto, Force pour défendre les droits paysans haïtiens, forza per difendere i diritti dei contadini haitiani. Un'organizzazione che lotta per condizioni di vita umane, per il riconoscimento dei diritti fondamentali, per il recupero della terra. La terra, per i contadini haitiani, è tutto. Senza la terra non c'è cibo e non c'è vita.
Senza la terra inizia la schiavitù per le famiglie haitiane, ci dicono i membri di FDDPA. La terra è tutto, eppure di terra i contadini haitiani ne coltivano sempre meno. La distribuzione della proprietà, le politiche agrarie ed economiche hanno ridotto quella che era la colonia più produttiva delle Americhe sull'orlo del collasso economico ed ambientale. Dal 1804 ad oggi, tra dittature e occupazioni straniere che lasciarono il posto ad altre dittature, il paese non riesce a trovare pace. E questa assenza di pace sociale ha tra le cause e gli effetti più rilevanti la distribuzione della terra. Gli agrari, i grandons, si dice in creole, padroni di terre e terre, delle pianure irrigue e delle valli produttive, esercitano un potere incondizionato, volto a mantenere e a consolidare la loro proprietà. I contadini, piccoli proprietari, sono relegati nelle colline brulle in continua erosione per effetto del disboscamento che inizia ad Haiti fin dai tempi della colonia e continua fino ad oggi. Ora che il livello di aridità ed erosione è tale da rendere difficile l'agricoltura, una delle principali attività di sussistenza è la ricerca di legna per fare carbone da vendere nei mercati. Il carbone da legna è infatti la principale fonte di energia termica, ma coltivare per i contadini haitiani, oltre che difficile per motivi ambientali, è economicamente sconveniente. La sovranità alimentare per cui lottano i contadini nei loro piccoli appezzamenti, oltre alla siccità, alla povertà del terreno, alle violenze dei grandi proprietari terrieri, deve fare i conti anche con la concorrenza dei prodotti stranieri, dell'agricoltura industrializzata che invadono i mercati locali. Ciò spesso scoraggia la popolazione che arriva ad abbandonare il lavoro rurale per vivere di carbone o delle rimesse di qualche parente emigrato in Florida. Anche i contadini della zona di Dauphiné hanno perso la proprietà delle loro terre per non aver potuto saldare a tempo debito i debiti contratti con il Grandon per far fronte a un periodo di siccità e carestia. La terra persa in questo modo resta incolta. Le famiglie perdono la loro fonte di sussistenza primaria, il tessuto locale, economico e sociale si impoverisce. Ma i contadini di FDDPA credono nell'organizzazione, nella partecipazione e praticano il kumbit, una forma di lavoro collettivo della terra. I vicini lavorano reciprocamente nelle terre di ciascuno, oppure lavorano la terra insieme per dividerne i frutti. Il kumbit a Dauphiné assume allora il significato di lotta per i diritti. Durante il kumbit una persona suona un tamburo per ritmare il lavoro. Nei kumbit di FDDPA i contadini accompagnano il lavoro con i canti della loro lotta per la terra. Le radici della partecipazione a Dauphiné in queste comunità sparsa sulla montagna le ha innestate il lavoro di Dadou Printemps, cominciando a fare scuola con i bambini, scuola e orto scolastico. La comunità ha cominciato a interrogarsi, a pensarsi protagonista e da cosa nasce cosa. La comunità, partecipando, esplicita bisogni e cerca soluzioni, soluzioni povere ma praticabili, è in grado di incidere sul contesto e sulla consapevolezza delle proprie possibilità. Un dispensario per i farmaci, un vivaio per provare a rimboschire la montagna brulla. Nasce l'organizzazione delle donne, che si riuniscono da sole, prendono coscienza dei loro diritti e cercano insieme modalità che permettano autonomia economica. Formano una cooperativa che consente loro di creare una bottega di beni di prima necessità e di iniziare piccole attività produttive come l'allevamento di pecore, polli, maiali, liberandole dalla schiavitù della raccolta di legna per produrre carbone. Questo grazie a un piccolo progetto di microcredito. Questa esperienza di partecipazione e organizzazione contadina contagia altre comunità, realtà diverse, con diversi problemi e modi diversi di affrontarli. I contadini si organizzano anche a Fondol, Dipartimento Ovest, e poi a Marrouge, Dipartimento Nord-Ovest, e il cammino continua. I contadini escono dal loro villaggio, viaggiano, incontrano gli altri, scoprono diversità e problemi comuni. Intanto a Dauphiné viene al pettine il nodo della terra. I contadini organizzati iniziano a rivendicare la proprietà della terra che dicono deve nutrire chi la coltiva. Organizzare il lavoro sulle terre che vogliono recuperare. Organizzano il lavoro sulle terre che vogliono recuperare, seminano e raccolgano. La repressione non manca.
e i più esposti vengono attaccati dai Makut, gli uomini del grande proprietario. Un membro di FDDPA viene fatto a pezzi col macete. Altri sono costretti a passare le notti fuori casa, a organizzare ronde per tenere alla larga queste persone. Quel po' di istituzioni esistenti fanno la loro parte, arrestando i contadini che disturbano i sonni fragili del grandone. Negli ultimi mesi un'altra donna è stata uccisa e 4 contadini sono stati arrestati e sono tuttora in carcere a San Marco. Tutto questo processo di crescita avviene sotto i nostri occhi. Più volte in questi anni ci siamo recati ad Haiti. L'ultimo viaggio risale allo scorso autunno. Erano passati 5 anni dalla nostra visita precedente. Un viaggio desiderato e pensato da tempo, ma reso difficile e pericoloso dagli avvenimenti che hanno sconvolto negli ultimi anni la vita già dura di questo paese, che sembra condannato a non trovare pace e giustizia. I nostri 9 giorni di permanenza ad Haiti sono trascorsi facendo visita e incontrando i più poveri, quelli che non contano nulla, che a Port-au-Prince sono considerati delle bestie e di questo sono consapevoli. I disperati di Bélanger, una piccola baraccopoli in riva al mare, ammalati di AIDS. I contadini della montagna, Fondol, Dauphiné, Catien, e le donne, le Madame Sarah di Pierre Payan, di Fondol, di Dauphiné, sempre in cammino per conquistare la vita. Le donne ad Haiti vengono chiamate Madame Sarah, perché il nome Sarah è un piccolo uccello, sempre molto chiassoso come le donne che parlano sempre, però anche molto attivo, che sfama sempre i suoi piccoli. Più volte in questo viaggio abbiamo avvertito la nostra diversità, il nostro appartenere a un altro mondo, la nostra fatica a trovare le parole per metterci in comunicazione con persone che ogni giorno devono fare i conti con la lotta per sopravvivere e nonostante questo lottano anche per vivere in modo degno ed umano. Arriviamo ad Haiti durante il periodo preelettorale in un clima di grande insicurezza e violenza. Le Chimer, così sono dette le bande giovanili di sostenitori di Aristide, continuano a imperversare nelle cosiddette zone sans droit, dove non c'è diritto, da loro controllate, non si può circolare per la strada, non si può andare al mercato. Loro sono pieni di armi, ci sono dei rapporti proprio anche della campagna contro l'arms sulle quantità enorme di armi leggere che circola da Haiti. Rapiscono le persone per soldi e poi spesso le ammazzano. Sono ragazzi molto giovani, corrotti dalla demagogia di Aristide ed ora completamente fuori controllo. Inoltre il paese è occupato. La missione ONU, MINUSTAH, sembra resterà molto a lungo. I caschi blu sono visibili in alcuni punti strategici, ma non fanno niente. Le strade restano impraticabili, il degrado ambientale crescente. Loro sparano molto facilmente, però se ci sono le Chimère in azione non intervengono. Tipo Cité Soleil e questa grande baraccopoli non entrano mai. Con la loro presenza, infine, è aumentata la prostituzione e ci sono molti casi di violenza sessuale. I nostri amici haitiani non ripongono grandi speranze nelle elezioni, visto il caos e l'insicurezza dominanti nel paese. Ma nonostante la violenza, la miseria, l'abbandono, ci dicono, bisogna avere fiducia e continuare la lotta. Anche se non c'è ancora un movimento democratico organizzato che possa prendere il potere, bisogna continuare ancora a mobilitarsi, a lavorare sempre più con i contadini per la coscientizzazione, senza scoraggiarsi, senza dire Haiti non cambierà mai. Certo, le bonjour è ancora lontano e lo vedranno le generazioni future, ma bisogna prepararlo, si cerca l'alternativa, anche se è difficile. E loro stanno lavorando in questa direzione. FDDPA, nonostante tutto, è cresciuto e continua a crescere, a ramificarsi, e in varie e diverse zone del paese. La terra e l'educazione, questi due bisogni fondamentali su cui si lavora. E se la terra non c'è, bisogna recuperarla o occuparla, come hanno fatto sulle montagne di Dauphiné prima e Fondol poi. E bisogna imparare a gestirla insieme, distribuendola tra tutti, trovando il modo di irrigarla, di fermare l'erosione, piantando alberi. Terra e acqua. Acqua piovana da raccogliere, installando cisterne faticosamente trasportate sulla montagna, gli Château d'eau, e acqua pompata dai torrenti verso le terre coltivabili. È un cammino difficile. Bisogna far fronte alla violenza dei grandi proprietari e delle autorità che li spalleggiano. Ma bisogna anche imparare a organizzarsi, discutere, ascoltarsi, lavorare insieme.
consapevoli che l'unità è l'unico bene e l'unica forza dei contadini poveri. Sono nati così tanti gruppi a seconda dei bisogni, i comitati di zona, quelli per l'irrigazione, le piccole cooperative di donna, i comitati dei genitori, i corsi di formazione sui diritti, forme organizzative, sindacati, tanti piccoli gruppi che si riuniscono tra loro e poi si ritrovano in assemblee più grandi. E negli incontri si parla delle cose di tutti i giorni, l'andamento dei raccolti, gli animali da allevare, la scuola da costruire, le situazioni difficili da affrontare. E gli animatori intrecciano questi discorsi con considerazioni di carattere economico che collegano le situazioni personali e locali ai problemi più vasti della globalizzazione e dello sfruttamento neoliberista, aiutando ad allargare lo sguardo e a capire le cause della loro povertà, con esempi semplici e concreti, come il prezzo dei mangimi per i maiali importati dall'estero o l'introduzione del riso americano nel mercato haitiano. E bisogna fare scuola a bambini, ingrandire quelle esistenti e costituirne di nuove dove non ci sono, magari cominciando con delle tettoie ricoperte di frasche. FDDPA, ci dice il suo coordinatore Seleus Pierre, un contadino come gli altri, non è semplicemente un'organizzazione di contadini. Il suo scopo principale è aiutare la gente a prendere coscienza e dare una scuola ai bambini per avere in futuro una vita degna. I mezzi sono pochi, ma si lavora e si lotta per migliorare le condizioni di vita. Ora l'obiettivo è sviluppare un progetto di decentramento scolastico, perché per i contadini, non si stanca di ripeterlo, la priorità sono i bambini. Sono loro infatti che potranno dare vita e sviluppo alla zona, che potranno cambiare la mentalità. E sono centinaia i bambini iscritti alla scuola, segno che cresce la consapevolezza e la voglia di cambiare. Incontriamo tanta gente, partecipiamo a tante di queste riunioni. A Fondol sono presenti 96 delegazioni provenienti da tutta la montagna, la catena di Umate. Spicca tra gli altri il Comitato per l'irrigazione delle terre occupate, il simbolo di cosa si può ottenere con l'Unione. Fondol non ha terra, ci racconta Dadù. Ci sono solo sassi e pietre. Solamente un terreno in basso può produrre, ma appartiene a un grande proprietario che vive ad Arcae. Quando sono arrivata a Fondol mi sono chiesta che fare. Le donne cercavano legna per andare a venderla al mercato ad Arcae, per comprare del cibo per i bambini, non avendo terra da coltivare. Senza terra non c'è salvezza. Ho riflettuto molto sul problema della terra, sulla necessità di recuperarla. Il Comité Kapanamur, una ONG tedesca, mi ha proposto un progetto di 3 anni per il funzionamento del dispensario locale. Io ho detto loro che non ho bisogno di medicine. Da 11-12 anni distribuisco medicine e non serve a niente, perché non c'è cibo e i bambini muoiono di fame. Quindi prima il cibo e poi le medicine. Ho proposto loro di aiutare a creare un sistema di irrigazione. L'acqua c'è, ma bisogna pomparla in alto e poi farla scendere per irrigare la terra. Questa è la necessità di Fondol. Comité Kapanamur, dopo aver esaminato la proposta, l'ha accettata. Hanno comprato una pompa, un generatore di elettricità, ha inviato dei tecnici per l'installazione della pompa e la costruzione di tutto l'impianto di irrigazione. Hanno anche costruito una piccola casa dove i contadini si riuniscono per fare le loro riunioni. A questo punto bisognava recuperare la terra. Abbiamo organizzato delle riunioni con i contadini e abbiamo deciso che bisogna dire che la terra appartiene ai contadini, che apparteneva ai loro nonni. Così si è fatto e si è occupata la terra, distribuita a tutte le famiglie di Fondol. Ora si coltivano banane, mais, legumi e ortaggi. La situazione sta migliorando. Chi, come noi, è stato a Fondol 10 anni fa e torna adesso, è cambiato il paesaggio. Dove era deserto, adesso è verde. Sono andata 2 volte in tribunale, dice Dadù, ma non da sola, con tutti i contadini, per difendermi dalle accuse di appropriazione indebita. Io resto ricercata e devo nascondermi, ma quel che è importante è che ora i contadini sono solidali tra loro, uniti. Hanno capito che questa è la loro forza, restare uniti. L'unità è il loro unico bene, perché sono tutti poveri, 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 che non hanno assolutamente niente. L'occupazione di quella unica terra fertile è il solo modo per salvarsi. A Dauphiné incontriamo le donne che si sono organizzate in una cooperativa. Sono divise in 50 gruppi di 4 donne ciascuno. Vengono da tutta la zona. Ogni 3 mesi si riuniscono per la valutazione delle attività. Se qualche gruppo ha dei problemi seri, siccità e conseguente perdita del raccolto, incendi e inondazione,
viene aiutato attingendo al fondo comune costituito a questo scopo. La cooperativa ha comprato dei terreni, ha cominciato a rimboschirli, a coltivarli. I prodotti in parte li consumano, in parte li vendono ai mercati. Fanno anche oggetti da vendere, stuoie, borse, panieri con le fibre vegetali che comprano insieme e allevano anche piccoli animali. Incontriamo questa donna nella chiesa cheremita di Dauphiné. Sono donne in maggioranza giovani, molto incinte, molte con un bambino piccolo in braccio. Ci accolgono cantando. Il canto è ritmato dai tamburi, animato da tre donne che quasi danzano in mezzo alla sala. Donne contadine, alzatevi in piedi. Non è solo un canto, è l'espressione di forza, energia, vita. Quando parlano, raccontano dei problemi della loro vita, delle difficoltà che devono affrontare quotidianamente. I raccolti scarsi o distrutti dalla siccità, i figli da nutrire, le malattie, la mancanza di cure e strutture sanitarie, le strade impraticabili, l'erosione del terreno, il disboscamento della montagna, l'aumento continuo del costo della vita, la tentazione di fuggire in città dove c'è ancora più miseria e violenza, soprattutto per le donne, la mancanza di sicurezza e la diffusione delle armi anche qui sulle montagne. Jeannette, la coordinatrice, ricorda che l'organizzazione è molto cresciuta e ora le donne sono davvero tante e questo è importante. Siamo molte, Madame Sarah, tutti i giorni in cammino. Sono però anche cresciute le necessità e perciò bisogna andare avanti con coraggio e forza. E il sostegno che viene dall'estero, di là dal mare, le incoraggia a proseguire, a cercare l'unità, a non restare in casa, ma ad alzarsi e a mettersi in cammino insieme. Raccontare tutti gli incontri sarebbe troppo lungo. Una sola cosa vorremmo aggiungere su questo viaggio. Siamo tornati da Haiti con la consapevolezza che l'incontro è indispensabile per rafforzare il legame che ci unisce ormai da più di 10 anni, per comprendere meglio la realtà locale in tutta la sua complessità e cercare di farla capire a chi, anche tra noi, non riesce a liberarsi da schemi semplicistici di lettura, per rendere più efficace e profonda la solidarietà. Vogliamo continuare ad accompagnare, come possiamo, il cammino percorso da questa comunità contadina che abbiamo incontrato per la prima volta in una domenica di luglio del 1995. I risultati del lavoro collettivo di FDPA sono concreti e visibili. Hanno saputo costruire scuole, organizzare piccole cooperative, recuperare la terra e soprattutto hanno tessuto una grande rete di solidarietà, una forza che nasce dall'unione. Nonostante la scarsità di mezzi a disposizione, la violenza del contesto in cui vivono, l'avversità di uno Stato presente solo per reprimere, le contraddizioni che devono affrontare giorno dopo giorno. Chi va ad Haiti si accorge che il tessuto sociale esistente è frutto dell'azione popolare, dato che lo Stato è in dissoluzione e mostra cedimenti strutturali già dal 1995. Le comunità che Dadu ha avvicinato e quindi accompagnato fedelmente nelle loro rivendicazioni e bisogni primari costituiscono oggi una rete di relazioni tra realtà anche lontane. È in atto un processo di consolidamento delle comunità a partire dal momento educativo formativo e nel contempo queste comunità stanno costruendo un tessuto sociale che affronta la miseria e la fame, l'assenza dello Stato, la grande proprietà della terra e crediamo anche la sfiducia nella vita, perché il paese è abbandonato a se stesso. Oggi osserviamo che dall'iniziativa originaria che la rete chiama Operazione Dauphiné si è sviluppato un progetto pensato e gestito dalle comunità haitiane, organizzate localmente, a cui collaboriamo con una condivisione che va al di là del contributo economico e a cui dobbiamo dedicarci con responsabilità. Il concetto di progetto, solitamente confinato a una iniziativa peculiare, viene superato dal processo in atto di una realtà in continua e positiva evoluzione, pur tra mille difficoltà. Tutto ciò avviene infatti in un contesto terribilmente violento e precario. L'FDDPA ora è presente in 3 dipartimenti, l'Artibonite, Dauphiné e tutta la montagna attorno, 6 sezioni rurali tra cui Catien e La Croix, Ovest, Fondor e Champ de Mateau, Cabaret, Thomas, Bélanger, Pierre Payan e Nord-Ovest, Marouge. Oltre all'aiuto della rete,
e di altri soggetti italiani attraverso essa, l'FDDPA è in relazione con Comité Capanamur, una ONG tedesca che da anni collabora con Dadù, costruendo il dispensario di Fondol e di Bélanger e la scuola di Fondol, facendo funzionare con personale suo i dispensari e pagando insegnanti e materiali per la scuola di Fondol. Ha finanziato, progettato e messo in funzione il sistema di irrigazione di Fondol. Ma l'FDDPA si sostiene anche con le sue forze, contributi dei suoi membri e dei suoi amici, ricavato della coltivazione dei jardin, campi coltivati, e dell'allevamento degli animali. In Haiti varie organizzazioni hanno ricevuto molti aiuti dall'estero, ma quando questi aiuti sono cessati, le organizzazioni non sono più riuscite ad andare avanti e hanno chiuso. L'FDDPA non vuole che questo accada. Bisogna andare avanti anche senza aiuti. Se ci sono è meglio, altrimenti bisogna continuare con le proprie forze, per quanto piccole. Le attività complessive che da 10 anni sono state messe in atto e che tuttora esistono riguardano istruzione e formazione. Scuola di base e scuola professionale a Dauphiné. Circa 600 alunni frequentano annualmente la scuola di base. Gli insegnanti sono spesso ex alunni. Le strutture e le attrezzature scolastiche sono minime. Le metodologie creative e prevedono anche, ad esempio, l'intervento di esperti esterni. La scuola professionale per giovani funziona durante i fine settimana e ha carattere di stage. Scuola di base a Catien e a La Croix, nella zona di Dauphiné, senza edifici idonei, in ripari di fortuna. Scuola di base a Fondol, la scuola delle madri a Marouge, prevede l'alfabetizzazione e si inserisce in una formazione degli adulti trasversale a tutte le comunità. Le borse di studio per ragazze e ragazzi di Dauphiné, Fondol e Marouge, che hanno l'obiettivo di offrire una formazione superiore. Organizzazione dei contadini. Prende caratteristiche diverse a seconda delle zone. L'FDDPA Dauphiné, con la produzione per l'autoconsumo, vivai, riforestazione e recupero terre a Grandon. Gaillac, a Fondol, che ha occupato le terre incolte ma fertili di proprietà di un Grandon e le ha rese coltivabili costruendo un sistema di irrigazione. Foyer Saint-Anne, a Marouge, in cui si coltivano terre comunitarie. Organizzazione delle donne, un settore fondamentale nel tessuto sociale, vista l'importanza del ruolo della donna. In particolare le iniziative riguardano la costruzione e gestione di un panificio e la gestione di una cooperativa di beni di prima necessità, la gestione di un fondo per piccoli crediti utilizzati per l'allevamento di piccoli animali e la lavorazione dei prodotti agricoli a Dauphiné. Una cooperativa per beni di prima necessità a Fondol, la scuola delle madri e un panificio a Marouge, il gruppo delle donne di Pierre Payan, costituite in cooperativa, allevano animali, fanno piccolo commercio, gestiscono un forno per il pane e fanno incontri di formazione. Nel campo della salute, un ambulatorio clinico a Fondol, Dauphiné, Marouge, Thomas e Bélanger. Operano anche distribuendo farmaci a costi simbolici, vaccinando la popolazione, dando una formazione sanitaria di base, facendo prevenzione per l'AIDS. Importante anche il recupero della medicina tradizionale attraverso i Médecins Foyer e Femmes Sages, integrando le conoscenze popolari con la medicina convenzionale. Accoglienza ed educazione nella casa comune Caim Misio a Cavaret di bambine e bambini senza famiglia o con famiglia che non sono in grado di provvedere a loro. La rete Radier Esce in tutto questo tempo ha contribuito con circa 160.000 euro attraverso imposti modesti ma regolari. A nostro avviso questo dimostra che con pochi fondi, senza strutture di cooperazione intermediarie, ma costruendo delle relazioni. Chi va ad Haiti si accorge che il tessuto sociale esistente è frutto dell'azione popolare, dato che lo Stato è in dissoluzione e mostra cedimenti strutturali già dal 1995. Le comunità che Dadù ha avvicinato e quindi accompagnato fedelmente nelle loro rivendicazioni e bisogni primari
costituiscono oggi una rete di relazioni tra realtà anche lontane. È in atto un processo di consolidamento delle comunità, a partire dal momento educativo-formativo, e nel contempo queste comunità stanno costruendo un tessuto sociale che affronta la miseria e la fame, l'assenza dello Stato, la grande proprietà della terra e, crediamo, anche la sfiducia nella vita, perché il Paese è abbandonato a se stesso. Oggi osserviamo che dall'iniziativa originaria, che la rete chiama Operazione Dauphiné, si è sviluppato un progetto pensato e gestito dalle comunità haitiane, organizzate localmente, a cui collaboriamo con una condivisione che va al di là del contributo economico e a cui dobbiamo dedicarci con responsabilità. Il concetto di progetto, solitamente confinato a una iniziativa peculiare, viene superato dal processo in atto di una realtà in continua e positiva evoluzione, pur tra mille difficoltà. Tutto ciò avviene infatti in un contesto terribilmente violento e precario. L'FDDPA ora è presente in 3 dipartimenti: l'Artibonite, Dauphiné e tutta la montagna attorno, 6 sezioni rurali tra cui Catien e La Croix, Ovest, Fondol e Champs-de-Mateau, Cabaret, Toma, Bélanger, Pierre Payan, e Nord-Ovest, Marrouge. Oltre all'aiuto della rete e di altri soggetti italiani attraverso essa, l'FDDPA è in relazione con Comité Capanamour, una ONG tedesca che da anni collabora con Dadou, costruendo il dispensario di Fondol e di Bélanger e la scuola di Fondol, facendo funzionare con personale suo i dispensari e pagando insegnanti e materiali per la scuola di Fondol. Ha finanziato, progettato e messo in funzione il sistema di irrigazione di Fondol. Ma l'FDDPA si sostiene anche con le sue forze, contributi dei suoi membri e dei suoi amici, ricavato della coltivazione dei jardins, campi coltivati, e dell'allevamento degli animali. In Haiti varie organizzazioni hanno ricevuto molti aiuti dall'estero, ma quando questi aiuti sono cessati, le organizzazioni non sono più riuscite ad andare avanti e hanno chiuso. L'FDDPA non vuole che questo accada. Bisogna andare avanti anche senza aiuti. Se ci sono è meglio, altrimenti bisogna continuare con le proprie forze, per quanto piccole. Le attività complessive che da 10 anni sono state messe in atto e che tuttora esistono riguardano istruzione e formazione. Scuola di base e scuola professionale a Dauphiné. Circa 600 alunni frequentano annualmente la scuola di base. Gli insegnanti sono spesso ex alunni. Le strutture e le attrezzature scolastiche sono minime. Le metodologie creative e prevedono anche, ad esempio, l'intervento di esperti esterni. La scuola professionale per giovani funziona durante i fine settimana e ha carattere di stage. Scuola di base a Catien e a La Croix, nella zona di Dauphiné, senza edifici idonei, in ripari di fortuna. Scuola di base a Fondol. La scuola delle madri a Marrouge prevede l'alfabetizzazione e si inserisce in una formazione degli adulti trasversale a tutte le comunità. Le borse di studio per ragazze e ragazzi di Dauphiné, Fondol e Marrouge che hanno l'obiettivo di offrire una formazione superiore. Organizzazione dei contadini. Prende caratteristiche diverse a seconda delle zone. L'FDDPA a Dauphiné, con la produzione per l'autoconsumo, vivai, riforestazione, recupero terre Grandon. Gaillac, a Fondol, che ha occupato le terre incolte ma fertili di proprietà di un Grandon e le ha rese coltivabili costruendo un sistema di irrigazione. Foyer Saint-Anne, a Marrouge, in cui si coltivano terre comunitarie. Organizzazione delle donne. Un settore fondamentale nel tessuto sociale, vista l'importanza del ruolo della donna. In particolare le iniziative riguardano la costruzione e gestione di un panificio e la gestione di una cooperativa di beni di prima necessità, la gestione di un fondo per piccoli crediti utilizzati per l'allevamento di piccoli animali e la lavorazione dei prodotti agricoli a Dauphiné. Una cooperativa per beni di prima necessità a Fondol, la scuola delle madri e un panificio a Marrouge,
Il gruppo delle donne di Pierre Payan, costituite in cooperativa, allevano animali, fanno piccolo commercio, gestiscono un forno per il pane e fanno incontri di formazione. Nel campo della salute, un ambulatorio clinico a Fondol, Dauphiné, Marouge, Thomas e Bélanger. Operano anche distribuendo farmaci a costi simbolici, vaccinando la popolazione, dando una formazione sanitaria di base, facendo prevenzione per l'AIDS. Importante anche il recupero della medicina tradizionale attraverso i Médecins Folliers e Femmes Sagées, integrando le conoscenze popolari con la medicina convenzionale. Accoglienza ed educazione nella casa comune Cai Misio a Cabaret di bambine e bambini senza famiglia o con famiglia che non sono in grado di provvedere a loro. La rete Radier Esche in tutto questo tempo ha contribuito con circa 160.000 euro attraverso imposti modesti ma regolari. A nostro avviso questo dimostra che con pochi fondi, senza strutture di cooperazione intermediarie, ma costruendo delle relazioni concrete, si può generare un processo di crescita significativo e sostenibile. Vorremmo concludere con la lettura di un piccolo brano tratto dai Signori della Rugiada di Jacques Romain, uno dei più grandi scrittori haitiani. Ma cosa siamo? Se una domanda, adesso ti rispondo. Ebbene, noi siamo questo paese, che senza di noi non è niente, ma proprio niente. Chi è che pianta, che annaffia, che fa il raccolto? Caffè, cotone, riso, canna da zucchero, cacao, mais, banane, tuberi e tutti i frutti. Se non ci siamo noi, chi li fa crescere? E con tutto ciò siamo poveri, è vero. Siamo infelici, è vero. Ma sai perché, fratello? A causa della nostra ignoranza. Non sappiamo ancora che siamo una forza sola. Tutti i paesani, tutti i negri delle pianure e dei monti messi insieme. Un giorno, quando avremo capito questa verità, spunteremo da un capo all'altro del paese e faremo l'Assemblea Generale dei Signori della Rugiada, il grande convit dei lavoratori della terra, per dissodare la miseria e piantare la nuova vita. A Dauphiné, Fondol, Marouge, pur tra enormi difficoltà, il grande convit è iniziato. Grazie. Ringraziamo la rete di Padova per questa commovente testimonianza e che dimostra come il lavoro della rete, pur essendo così lillipuziano, così piccolo, così lento, così col passo della lumaca, come diceva ieri Giovanna Ricoveri, lascia una scia, una traccia che nessuno può cancellare. Loro hanno ripreso sul tema della terra, ieri l'abbiamo sentito, il tema della terra è un tema centrale per il nostro convegno, per il sud del mondo, ma direi che anche il tema dell'educazione, qui ci collegheremo anche all'esperienza del Centro Africa, è importante ed è importante per noi del Nord, perché questo totalitarismo mediatico che ci impedisce di ragionare e di pensare è la causa proprio della crisi della democrazia italiana, ne parlavamo ieri. E visto che l'ultima notizia è che ci è stato detto che noi abbiamo un venditore di tappeti che ci governa, l'ha detto Chirac ieri, e probabilmente così, abbiamo un venditore di tappeti che ci governa, il cosiddetto Caimano. Ecco, noi vorremmo riflettere un attimo perché purtroppo questa ignoranza che hanno interiorizzato circa 8-9 milioni di italiani che votano Caimano è una piaga della democrazia italiana. Quindi o partiamo dall'educazione, dalla scuola, dalla formazione, dalla coscientizzazione. Parliamo di coscientizzazione per i paesi del sud del mondo, ma anche noi dovremmo iniziare un processo di coscientizzazione.
perché la lotta sarà molto dura, sarà una resistenza molto dura. Non crediamo che tutto si concluda il giorno dopo le elezioni. È di lì che inizierà la vera lotta che dovremo fare. Adesso diamo la parola alla rete di Savona, che dice due proprio concetti veloci, e poi iniziamo la testimonianza del giudice Émile Japoux. Sì, grazie. La rete, come sapete, sostiene un'operazione in Repubblica Centrafricana che si chiama CEDIFOD, che è l'acronimo francese per Centro Documentazione Informazione e Formazione per lo Sviluppo. Il suo presidente, Marc Carangazze, proprio qua a Rimini nel 2004, al 20° convegno della rete, ci ha parlato del suo paese, ma in un passaggio ci provocò dicendo: sì, noi siamo qua, ci sono 300, 400, 500 persone, voi qua in Italia riuscite abbastanza semplicemente a tirar su gente e parlare di voi, parlare del sud, parlare delle società civili. Da noi questo è difficile, e quindi in qualche modo ci ha chiesto di aiutarlo. La rete ha risposto ed è iniziato lì, quindi a Rimini nel 2004, il Tantan senza frontiere, che è proseguito con fatica, ma ha trovato una sua prima soddisfazione a Bangui a gennaio di quest'anno, dove alcuni di noi, ma anche di altre associazioni, insomma la società civile italiana, si è recata per parlare insieme agli africani dei nostri problemi, dei mali della nostra società, e per una volta di non parlare di loro, ascoltare, quindi imparare da loro. Troverete una brevissima restituzione che facciamo alla rete nella cartellina. Promettiamo che seguirà qualcosa di più articolato. Ve ne leggo un passaggio. 11 gennaio, incontro con gli studenti all'Università di Bangui. 12 gennaio 2006, incontro con le società civile al Centro Protestante per la Gioventù. Televisione, radio, amplificazione, relatori in giacca e cravatta. Poco prima degli incontri le sale sono praticamente vuote. Paura, boicottaggio, dove sono le folle oceaniche africane? Marc spiegherà che per riempire le sale e convegni si pagano i convenuti. Non è avvenuto. Furtivi arrivano uno a uno, in silenzio, si accomodano, pronti a prendere appunti. L'incontro ha inizio e loro ascoltano, 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 riempiono i banchi, sedie, cuore e mente. Latouche e Lodovisi si integrano in duetto quasi teatrale. La fabulazione comica, ironica, schietta, mischiata con l'analisi acuta, pungente e essenziale. Descrivono noi i guasti del nostro sistema e i nostri tentativi di porvi rimedio. Gli omologhi relatori africani troveranno coraggio e voce per parlare di loro in un crescendo inquietante. Al dibattito si libera un'onda di adrenalina. Partecipazione e livello degli interventi sono elevatissimi. La gente chiede la parola. Dopo aver ascoltato, parla, parla, parla. E si libera. La sensazione di sentire la storia respirare. Orgoglio senza falsi pudori. La voce a chi non ce l'ha. Uno degli obiettivi della rete. I bianchi del posto, Unione Europea, Cooperazione Internazionale, Consolato, presenti da decenni in Repubblica Centrafricana e presenti all'incontro, riconoscono un livello mai realizzato. Giovedì 12, alla notte, il magistrato Émile Japoux, relatore per la società civile centrafricana, viene visitato dai militari, a casa sua. Un gruppo armato non ben identificato per una visita non certo di cortesia. Il magistrato per fortuna non c'era, i figli hanno saputo reagire sguinzagliando i cani. Émile ha parlato troppo, quel troppo qui può uccidere. Gli proponiamo l'Italia, testimone al convegno nazionale della rete Radiresh 2006 a Rimini.
Vogliamo che l'Africa rompa quel silenzio muto e parli, lei direttamente. Rimini 2004, Bangui, Rimini 2006, un ciclo che pare chiudersi. Il tantan continua. Grazie. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de partager avec vous quelques informations sur mon pays, la République centrafricaine. Mais auparavant, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette rencontre qui ont bien voulu m'y associer. J'adresse aussi à vous tous qui êtes présents dans cette splendide salle mes salutations chaleureuses. Et croyez-moi, elles sont chaleureuses, elles sont pleines de chaleur d'Afrique que je vous amène. È molto contento di dividere con noi alcune informazioni sul suo paese che è la Repubblica Centrafricana, ma prima vuole ringraziare per l'organizzazione e per l'invito che ha ricevuto, grazie ai presenti, grazie soprattutto per questi saluti calorosi che ha sentito, per l'affetto di cui si sente partecipe e che ci dà anche a noi. Scusate il mio francese, io non sono un francese, l'ho studiato fino in quinta superiore, quindi una vita fa. Comunque spero di riuscire. Il m'a été demandé de présenter la situation actuelle et potentielle évolution de l'économie centrafricaine ainsi que la responsabilité interne et externe au pays. Sì, mi è stato chiesto di presentare la situazione della Repubblica Centrafricana e la responsabilità interna ed esterna del paese. Ci sono delle diapositive, si può leggere comunque l'andamento del suo discorso. Dans une première partie, je vais parler de la situation actuelle et potentielle évolution de l'économie. Et dans une deuxième partie, je parlerai des responsabilités internes et externes au pays. Ci sono due parti nel suo discorso che è abbastanza breve. Prima la situazione attuale e la potenziale evoluzione dell'economia centrafricana e poi le responsabilità interne del paese dell'Africa ed esterne della comunità internazionale. Première partie, situation économique. Quelle est la situation actuelle de la République centrafricaine? Comment évolue-t-elle? Avant de répondre à ces deux questions, voyons d'abord où se trouve la République centrafricaine. Allora, parla della situazione attuale e dell'evoluzione possibile di questa economia, ma prima di dare una risposta a queste due domande, vi presenta dove si trova la Repubblica Centrafricana, che forse qualcuno non se lo ricorda. La République centrafricaine, comme son nom l'indique, est située au centre, au cœur même de l'Afrique. Elle est entourée à l'ouest par le Cameroun, au sud par les deux Congos, au nord par le Tchad et à l'est par le Soudan. Ecco, vedete, la Repubblica Centrafricana, come lo dice il nome, è esattamente al centro dell'Africa. E confina con degli stati molto particolari e molto strani, chi ha seguito la geografia dell'Africa me lo può confermare, il Camerun a ovest, vedete quella striscia che sale dal mare fino quasi al lago Chad, i due Congo, sono due le repubbliche del Congo, il Congo Brazzaville e il Congo della Repubblica Democratica, quello che si chiamava Zaire, il Chad al nord, quindi siamo già nel deserto, e il Sudan all'est, il paese più grande dopo l'Algeria, dell'Africa mi pare quasi del mondo. Avant l'indépendance, ce pays s'appelait Ubangi Chari, le nom de deux cours d'eau qui le drainent. Prima di questo nome Repubblica Centrafricana, questo paese si chiamava Ubangi Chari. Qualcuno ricorderà che prima della guerra, delle colonizzazioni, è il nome dei due fiumi che attraversano nella parte nord questo paese. La colonisation, il a été créé en 1905. Par les colons français. 1905, colonia francese. En 1910, il a formé l'Afrique équatoriale française avec le Gabon, le Tchad et le Congo. Africa equatoriale francese, c'erano grandi zone, ricordate, noi più anziani ricordiamo le carte geografiche con tutta la zona azzurra che era francese, la zona rosa che era inglese. L'Africa equatoriale era formata col Gabon, il Chad. Revenons maintenant à notre sujet.
Avant. Bueno. La République centrafricaine est un pays potentiellement riche, très riche. Mais en même temps, c'est un pays pauvre et très pauvre. Et à cause de cela, on vit des incertitudes. È un paese ricco, gli manca un 3 riche nella prima tabellina, addirittura molto ricco, ma è anche un paese povero e molto povero. E tutte e due queste situazioni così contraddittorie producono delle incertezze molto forti. Je vais expliquer. Pourquoi disons-nous que la République centrafricaine est un pays riche, très riche? En tout cas, la République centrafricaine a d'abord come prima ricchezza, il capitale umano. La prima ricchezza di questo paese è sicuramente il suo capitale umano. Il paese non è molto peuplé, 3.900.000 abitanti, ma la maggiorità della popolazione è costituita di giovani. 50% della popolazione ha meno di 18 anni. C'è donc una ricchezza. Sì, è una popolazione non così elevata di numero, perché sono solamente 3 milioni e 9, quasi 4 milioni di abitanti, ma la grande ricchezza è che più del 50% hanno meno di 18 anni, un po' diverso dall'Italia. La deuxième richesse, c'est la langue unique. Come vous le savez, la complexité linguistique en Afrique fait que les Africains, dans un même pays, ne peuvent que se comprendre grâce à une langue extérieure, notamment le français ou l'anglais. Mais exceptionnellement, la République centrafricaine dispose d'une langue unique où tous les centrafricains peuvent parler, tous les centrafricains du nord au sud, de l'est à l'ouest, peuvent parler le sango. La seconda ricchezza di questo paese, e mi pare una ricchezza molto interessante, è una lingua unica che tutti parlano, che non è il francese è la seconda lingua, ma è un'unica lingua in tutto il paese, a differenza di molti altri paesi dove le lingue sono molte e l'unico modo che hanno le persone di parlarsi è attraverso una lingua straniera. Mi viene in mente il Guatemala con 36 lingue diverse dove per poter parlare bisogna usare lo spagnolo. Loro hanno il sango. C'est grâce à cela que, malgré les crises, la République centrafricaine reste toujours unie parce que la langue est le ciment de l'unité de la République centrafricaine. Quindi rimangono uniti perché la lingua è il cemento di questa unità ed è una potenzialità molto forte. C'est un pays aussi avec un impressionnant potentiel naturel. L'eau est partout, faisant d'elle un important château d'eau de l'Afrique centrale. Sì, un'altra delle ricchezze molto forti, su questo penso che possiamo capire perfettamente, è la sua grande potenziale, il suo grande potenziale della natura. È un paese ricchissimo d'acqua e quindi è un castello di acqua nell'Africa centrale. Si je parle de cela, c'est parce que je pense au pays du Sahel où l'eau pose un problème économique grave. Chose qui n'existe pas en République centrafricaine. Nel Sahel il problema dell'acqua è un problema enorme, questo non è un problema della Repubblica Centrafricana. Il pleut énormément en République centrafricaine, il tombe chaque année 1400 mm d'eau. Piove sempre tutto l'anno e nella zona centrale, centro-sud, è più di 1400 mm d'acqua l'anno la percentuale delle piogge. Siamo nella foresta pluviale. Pour cela la végétation est très florissante. Et c'est une occasion de pratiquer toutes les cultures. Et il y a du bois pour le chauffage, pour la construction, pour les plantes médicinales, pour la nourriture. Et nous avons la flore et la faune abondante. È una zona bellissima, dice, il legno serve per il riscaldamento, ce n'è tantissimo per la costruzione, per il riscaldamento, per qualsiasi attività, ci sono anche essenze pregiate di vario tipo e anche la flora e la fauna sono particolari. L'autre richesse de la République centrafricaine, c'est ressources minières. Le ressources minières. Ci sono molte risorse minerarie. La République centrafricaine a d'abord come prima richesse le diamants. Diamanti, prima ricchezza, prima fonte di ricchezza. Nous avons l'or. Oro. Nous avons l'uranium.
Uranio. Nous avons le pétrole. Pétrolio. Nous avons le mercure. Mercurio. Nous avons le cuivre. Rame. Mais malheureusement, toutes ces richesses ne sont pas exploitées à part le diamant et l'or. Soprattutto diamante e l'oro sono quelli più sfruttati, naturalmente non per ragioni interne, ma per ragioni esterne. Un exemple concernant le diamant. Il est exporté chaque année 500 000 carats de diamant. Mais, attention, c'est exporté officiellement 500 000 carats. Mais sur le marché d'Anvers en Belgique, il y a 1 500 000 carats de diamants centrafricains. Vous voyez que la plupart, les deux tiers, partent en fraude. En fraude. Et imaginez le manque à gagner pour la République centrafricaine. Parla dei diamanti, e l'esportazione ufficiale di diamanti è di 500.000 carati annui che vanno sul mercato di Anversa, ma in realtà dalla Repubblica Centrafricana ad Anversa ne arriva 1,5 milioni, cioè 3 volte di più. Tutti gli altri sono quelli esportati in modo fraudolento, in imbroglio di tutte le altre cose legate. Le diamant centrafricain è alluvionnaire, c'est-à-dire ça se trouve dans le cours d'eau. Donc, une grande qualité de diamants très appréciés pour la joaillerie. Sono diamanti che si trovano nelle zone alluvionali, che sono i più preziosi, dice quelli più belli da vedere, quindi la qualità è elevatissima. La République centrafricaine est le cinquième exportateur du diamant sur 20 pays qui produisent le diamant dans le monde. È il quinto esportatore sui 20 esportatori nel mondo di diamanti. Autre richesse de la République centrafricaine, c'est sa culture qui provient donc de la terre fertile. Comme je l'ai dit, il pleut beaucoup en République centrafricaine. Un exemple, vous cassez une branche, vous jetez derrière vous, quelques jours après, vous revenez, la branche pousse. Sì, dice, l'altra grande ricchezza di questo paese è legata a questa quantità di pioggia che ha, che produce una grandissima ricchezza di flora di alberi, e voi potete, da una settimana all'altra vi cambia la situazione, vi girate, è cambiata completamente perché è piovuto quella settimana. C'est pour cela que les cultures de rente sont les suivantes: le coton, le café, le tabac sont les principales cultures de rente. La cultura di rendita, quella che produce soldi, economia, è il cotone, il caffè e il tabacco. Le coton occupe les deux tiers de la population. Per il cotone, 2/3 della popolazione lavora nel cotone. Le caffè è exporté, per esempio, en 1995 le caffè a été exporté per 15 miliardi di francs CFA, je ne sais pas comment on traduit en euros. 15 miliardi di francs français. 15 miliardi di francs CFA. Ah, CFA. Il caffè ha delle grandissime esportazioni, parlava di 15 miliardi di franchi, quelli africani. Non chiedetemi il cambio in questo momento. Comunque è una grande produzione. Après la culture de rente, nous avons les cultures vivrières qui sont abondantes. Ecco, lui distingue la cultura di rendita, quella che produce il capitale, alla cultura di alimentazione, quella della sopravvivenza. Girare la diapositiva. Diapositiva? Sì, sta venendo. Nous avons le manioc qui est la nourriture de base. Tous ceux qui ont été en République centrafricaine connaissent le manioc. Nous avons le riz, les arachides, le sorgho, le maïs, etc. Ecco, la cultura di sopravvivenza, quella che permette di vivere, è la cultura della coltivazione, cultura, per noi può avere un'ambiguità, la consumazione della popolazione, la manioca, che è l'alimento di base di tutta l'Africa, le arachidi, il miglio, il mais, il riso, il sorgo. A côté de la culture, nous avons l'élevage. Surtout l'élevage de bœufs, nous avons près de 3 millions de têtes de bœufs, alors que les centrafricains sont à peu près 1 900 000, donc pratiquement un centrafricain a une tête de bœuf. Sì, poi c'è l'allevamento del bestiame che è molto intenso. Per esempio dei bovini ci sono 3 milioni di bovini con una popolazione di 3,9 milioni di abitanti, quindi quasi ogni persona ha il suo bovino. I bambini hanno un pezzettino più piccolo, quindi. À côté des richesses, nous avons aussi la richesse naturelle très abondante, notamment à cause de la fertilité de la terre, nous avons beaucoup de forêts.
une partie de forêt, forêt humide dans le sud. Au milieu, c'est la forêt boisée, c'est la savane boisée et plus au nord, c'est la savane herbeuse. Ecco, questa ricchezza di acqua in questa posizione centrale produce delle foreste molto particolari, quelle dei nostri documentari per capirci. C'è la foresta pluviale, c'è la savana con gli alberi e la savana invece quella con le erbe. E quindi ci sono, vi anticipo, tanti animali particolari che sono quelli che troviamo poi negli zoo e in altre parti. Le bois è la première exportation de la République centrafricaine. La prima fonte di esportazione è il legno. Vous voyez le bois, les grumes. Par exemple, en 2000, nous avons exporté 700 000 mètres cubes de grumes. 700 000 mètres cubi di varie essenze esportate nel 2000. Quindi un'esportazione enorme. À côté du bois, nous avons donc la faune qui est très importante, riche et variée. Nous avons plusieurs parcs et des réserves d'animaux. Le parc Saint-Floris a été déclaré par l'UNESCO patrimoine mondial en 1968. Sono i parchi degli animali dichiarati patrimonio mondiale dell'UNESCO. C'è un parco molto grande di cui non ha detto il nome, che non so come si chiama. Nous avons des girafes. Girafe, beh. 300 girafes. 300 girafe a casa sua. Cioè nel paese. Nous avons environ 700 buffles. I bufali. 10 milioni d'antilopes. Enfin, 10 000 antilopes, facochères, élan de derby. Beh, tutti abbiamo capito. Voilà. Nous avons des panthères. Nous avons des guépards, des lions. 500 espèces d'oiseaux. 600 specie di uccelli. Les hippopotames, il y en a 800 de dénommés. 800 ippopotami, quelli sono di meno perché sono più grossi. Les éléphants. Elefanti. Les gorilles. Gorilla, è una delle zone dei gorilla di montagna. En tout cas, les activités cynégétiques ont remporté en 2002 213 millions de francs CFA. 213 millions. Sempre les la rendita che dà di franchi centrafricani, che sono una delle rendite molto grosse delle esportazioni. Nous avons aussi les richesses culturelles très variées. Par exemple, les danses traditionnelles centrafricaines sont très variées, très diversifiées. Et elles ont eu du succès important en Afrique, en Europe, en Amérique, chaque fois que nos danses, nos troupes partent à l'étranger. Ecco, un'altra delle risorse, delle ricchezze del paese sono le risorse culturali, delle tradizioni. Per esempio le danze tradizionali sono considerate fra le più importanti di tutta l'Africa e hanno un grandissimo riscontro in tutto il mondo. Le musiche centrafricane sono très variées. E il y a un musicologue français qui dit que la République centrafricaine est un laboratoire de toutes les musiques. Sì, la musica è molto ricca e un musicologo francese dice che è uno dei laboratori più interessanti per trovare nuove forme di musica. Les musiques marquent les activités sociales. Ainsi nous avons des cantines, des berceuses, des musiques de danse, des musiques de marche, des musiques de jeu, des musiques de moquerie, musique de l'initiation et même des musiques de rites sacrés. Ecco, la musica segna tutte le forme di espressione, ne ha citate varie, legate ai vari riti che ci sono, sia quelli di tipo religioso, parareligioso, sia quelli sociali, normali, che possono avvenire. Vous voyez, la République centrafricaine est un pays véritablement, potentiellement riche, mais malheureusement, elle est pauvre et même très pauvre. È un paese quindi ricchissimo, quel che sembra, ma invece in realtà è un paese molto povero. Adesso dirà perché. C'est parce qu'elle n'a pas pu développer des capacités suffisantes et nécessaires pour transformer cette richesse, valoriser cette richesse dans le but d'améliorer la qualité de la vie de ses populations. In questo paese non sono mai riusciti a sviluppare le capacità sufficienti per trasformare queste ricchezze in ricchezze per la popolazione, al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione. En matière de développement humain, le pays n'a cessé de reculer. Continua ad arretrare. Comme l'indique le rapport de PNUD, le développement humain, la République centrafricaine, en 1900,
90 occupait le 148e rang sur 174 des pays dans le monde. Sì, è uno degli indici dei rapporti mondiali per indicare questo arretramento continuo dal punto di vista della ricchezza, è legato al posto che il paese occupa nella graduatoria che costruisce, credo, le Nazioni Unite. Era nel 1990 il 148esimo paese su 174, adesso è al 171esimo su 177. Aujourd'hui, il est encore plus pauvre puisqu'il occupe désormais 171e place sur 177. Sì, ho detto. Oui. Alors, l'espérance de vie diminue. Le centrafricain vit jusqu'à 43 et 49 ans, c'est l'espérance de vie. Alors que chez vous ici c'est dans les 80 ans. La speranza di vita sta continuamente calando, siamo adesso dell'ordine del 43-49 anni uomo donna. Moi j'ai la chance d'avoir 60 ans maintenant, peut-être que dans 5 ans. Lui dice sono uno dei fortunati che riesce a superare questi anni, questo limite. Le VIH sida et le paludisme font des ravages. Grandi stragi sono legate all'AIDS e al paludismo, le malarie di une vario forte, tipo. Une forte mortalité infantile. Une forte mortalité. C'è una grande mortalità infantile e materna e un basso livello di scolarizzazione. Mais la pauvreté de l'Arabie centrafricaine fait que sa croissance n'est que de 1%, alors que l'augmentation démographique est de 2,4%. Aumenta sempre di più la popolazione a fronte di un aumento delle potenzialità economiche molto più basso. Malheureusement, l'aide publique n'existe pas. Non c'è aiuto pubblico. A cause du problème de la dette, parce que la dette centrafricaine s'élève à 643 milliards de francs CFA. Sì, voi sapete che in questi paesi c'è il debito pubblico internazionale che è elevatissimo, 643 miliardi di franchi centrafricani. A cause de cette dette, a cause des conditionnalités très dures de la Banque mondiale et à cause des crises du pays, personne ne veut plus venir investir en République centrafricaine. Il Banco Mondiale è uno dei responsabili di questo, ma questa povertà, questa difficoltà impedisce a chiunque, a qualsiasi impresa, di venire a investire in questo paese. Come vous le voyez, la République centrafricaine est un pays de paradoxe. È un paese di paradossi, quindi. C'est paradoxe qui s'imprime à travers son évolution. Et c'est une évolution marquée par l'absence d'une vision de développement à long terme. Manca una visione di sviluppo a lungo termine, una progettualità. En effet, depuis 15 ans, le pays a évolué sans plan de développement. Non esistono piani, progetti pluriennali almeno da 15 anni. Cela combiné à la mauvaise gouvernance, cette situation a provoqué des multiples crises. Des crises politiques où nous avons assisté à des tentatives de coup d'état, des mutineries et parfois des rébellions. Sì, crisi sociale aussi. Questa situazione ha prodotto o è stata prodotta da un cattivo governo, perché le crisi sono di ordini politiche, ammutinamenti, colpi di Stato a ripetizione, ribellioni contro questa instabilità politica. Crisi economica aussi. Au départ, nous avions plus de 400 entreprises, mais à cause des crises et à cause de destruction, il ne reste pas moins de 10. Ecco, questo è un dato che mi ha molto colpito. C'erano più di 400 imprese economiche nel paese negli anni 70-80, oggi ce ne sono 10, meno di 10. Nous avons aussi la crise sociale. Impossible de bâtir une politique d'emploi, incapacité de payer le salaire des fonctionnaires. Et à cause de tout ça, le pays se trouve dans une misère. Ecco, c'è una crisi sociale molto forte perché non ci sono impieghi, posti di lavoro, lo Stato non paga i salari, quindi siamo nella miseria quasi assoluta. Aujourd'hui le centrafricain ne sait pas où il est. À cause il n'a pas de repère. Et à cause de cette absence de vision, le centrafricain ne sait pas comment se prendre en charge, il ne sait pas où il se trouve.
Ecco, il centroafricano, l'abitante del Centrafrica, in questo momento ha una grossa crisi di identità, non ha riferimenti, non capisce quale progetto ci può essere, quindi non riesce a progettare la sua vita. Je vous donne un exemple. Nous avons des arriérés de salaire. Par exemple, à l'heure actuelle, depuis ce nouveau régime, nous totalisons 7 mois d'arriérés de salaire. Et le Centrafricain qui travaille, il ne sait même pas si à la fin du mois, il va avoir son salaire. Donc, impossibile de faire un plan de dépenses. Il n'a aucun point de repère. Si pone come esempio quelli che lavorano per lo Stato, che hanno dei salari arretrati al minimo da 7 mesi, quindi non sanno se li prenderanno, quando li prenderanno, quindi non possono fare un piano di spesa neanche per il giorno dopo. Le centrafricain ne sait pas où il va. En effet, n'ayant pas de vision, il n'a pas de stratégie. Et c'est un bateau sans gouvernail. Si dice il cittadino del Centrafrica non sa dove va, non c'è visione del domani, è come un battello senza timoniere. Aujourd'hui aussi le Centrafricain ne sait pas comment y aller. Le Centrafricain n'est pas préparé pour l'avenir. Il n'est pas suffisamment outillé pour relever ses propres défis. Par exemple, la notion de travail n'est pas suffisamment mobilisatrice après des années et des années de grève. Neanche il senso del lavoro è più chiaro, perché è anni e anni che ci sono scioperi o non pagamenti dei salari, quindi come fanno a pensare a quale lavoro vorrebbero fare? Le goût de la paresse et du gain facile prime et facilite la propagation de la corruption et de la fraude. Qui cita una frase che è un po' letteraria ma che è interessante: il gusto della pigrizia, cioè del non far niente, del guadagno facile, primo, facilita la propagazione della corruzione e della frode. Nous abordons la deuxième partie qui concerne la responsabilité de toute cette situation. Ecco, passiamo alla seconda parte. Questa è la situazione di ricchezza, di povertà, delle incertezze. La seconda parte, a chi può essere attribuita la responsabilità di questa situazione all'interno e all'esterno? Au plan intérieur, un certain type de comportement s'est instauré, privilégié par les Centrafricains eux-mêmes. C'est la perte des valeurs de progrès. C'est l'absence de la culture de l'effort, l'incivisme et surtout la propensione di distruggere sistematicamente i beni pubblici e d'autrui. Qui fa una prima analisi, dice la responsabilità prima è quella degli stessi abitanti del Centrafrica, che hanno perso i valori del progresso, manca la cultura dello sforzo personale, del sacrificio, c'è una cattiva abitudine e la propensione a distruggere sistematicamente i beni pubblici e quelli degli altri. Questa situazione nous fait quand même poser un problème. Dans la mesure où la République centrafricaine, la population bénéficie d'une culture traditionnelle qui est bâtie sur le respect des anciens, sur la solidarité et l'effort de la défense du patrimoine de la communauté. Il a bénéficié également de la culture, depuis la colonisation, de la culture chrétienne. Et c'est la culture de la paix, la culture de l'amour, la culture de la tolérance. Et on ne comprend pas pourquoi le Centrafricain, compte tenu de toute cette valeur-là, n'arrive pas à utiliser ça pour son développement. Hanno perso in questa situazione i loro valori di partenza, che erano i valori tradizionali del rispetto dell'anziano, della solidarietà, dello sforzo per la difesa del proprio patrimonio, di quello della comunità. Ma non solo questa tradizione, c'era tutto il beneficio della cultura cristiana, che è stata vissuta profondamente anche, che è quella una cultura di pace, di amore e di tolleranza. Eppure queste due culture non hanno prodotto risultati, siamo in una situazione in cui non si vedono i risultati. Maintenant, la culture, enfin la responsabilité externe du pays. La responsabilité externe. Vediamo la questa è la responsabilità interna, responsabilità esterna, quello che viene da fuori della Repubblica Centrafricana. D'abord, le poids de la dette et des conditionnalités. Prima di tutto il debito internazionale, naturalmente. Je vous ai indiqué le volume de la dette de la République centrafricaine et les conditionnalités, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, quand ils arrivent en République centrafricaine, ils font des conditionnalités extrêmement dures.
dont l'effet est négatif. Sì, le indicazioni della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, come tutti sappiamo, impongono condizioni draconiane per rimborsare il debito e tagliano tutto quello che può essere utile per la crescita del paese interna. A mon avis, il contribue énormément à affaiblir la possibilité du développement de la République centrafricaine. E quindi viene ancor più indebolita la possibilità di sviluppo interno. Je vous donne un exemple. Ils ont exigé à la République centrafricaine de diminuer la masse salariale, comme ils ont constaté que le pays, le gouvernement, les autorités n'arrivaient pas à payer le salaire, il fallait diminuer la masse salariale. Pour diminuer la masse salariale, il faut renvoyer des fonctionnaires de la fonction publique. Ainsi, on a procédé à renvoyer des enseignants, à renvoyer des infirmiers, à renvoyer les agents de l'agriculture. Aujourd'hui, dans mon village, dans ma ville, ma sous-préfecture, il y a 24 écoles. Sur les 24 écoles, il y a deux enseignants seulement par école. Et chaque école, n'oubliez pas, peut contenir 500 à 600 élèves et deux enseignants. Si lui dice, hanno bloccato i salari, lo Stato già non li paga e siccome non li paga hanno ridotto il numero dei funzionari pubblici. Ridurre il numero di funzionari vuol dire ridurre il numero di insegnanti, ridurre il numero di infermieri, di agrotecnici. Nella sua città per esempio ci sono 24 scuole, la situazione in questo momento permette solo due insegnanti per scuola, quindi 24 scuole, quindi ogni insegnante si trova ad avere circa 500 studenti. Io gli ho detto ieri di farà cantare, cosa vuoi che faccia? On est obligé de programmer 2 heures de cours par semaine. Imaginez-vous, avec 2 heures de cours, pensez-vous réellement qu'on soit capable de former des centrafricains compétents pour le développement de leur économie pour le lendemain? Quindi i ritmi sono, lui vede, l'insegnante vede i suoi ragazzi 2 ore alla settimana. Come si può produrre una cultura con 2 ore di insegnamento alla settimana? Ne parlons pas des centres de santé qui parfois n'ont même pas d'infirmiers pour soigner. I centri di salute non hanno infermieri, quindi la cura è del tutto aleatoria. Les agents de l'agriculture qui encadraient dans le temps les paysans n'existent plus, si bien que le paysan est retourné à sa culture traditionnelle qui n'est pas rentable. Sì, non ci sono più centri di agricoltura, coordinamento agricolo, quindi tutti sono tornati alla cultura, all'allevamento, alla coltivazione tradizionale che è quello di basso livello, di bassa resa. Il livello d'aide n'existe même pas, puisque l'aide è tellement conditionnée che on donne très faiblement l'aide. N'oubliez pas que la risoluzione 26-26, 25e assemblée de l'Assemblée générale de l'ONU, pour la première stratégie du développement avait préconisé que les pays riches donnent le 1% de leur PNB pour l'aide au développement. Or, aujourd'hui, les pays riches ne sont qu'à 0,70% pour la France, les autres sont en dessous. Gli aiuti allo Stato non vengono, lui citava la risoluzione dell'ONU, penso che l'abbiamo letta tutti in questi giorni quando ci sono le campagne elettorali. E l'ONU aveva indicato nella sua determinazione numero 26-26 che l'1% dei paesi ricchi fosse destinati agli aiuti. Lui ha citato la Francia che non è sopra il 0,7, vi risparmio quella dell'Italia che va sia allo 0,2 e poi bisognerebbe andare a vedere dove vanno quegli aiuti. Quindi come fanno a puntare a questo tipo di aiuto? Pour ne pas vous fatiguer, je vais m'arrêter ici, mais je vais quand même donner une conclusion, hein, une conclusion moins pessimiste. In realtà lui dice, adesso arrivo alle conclusioni, che non sono poi così pessimiste, nel senso che lui ha elementi di speranza. Ce qui est certain, c'est que la population centrafricaine a tiré des leçons de ses insuffisances. La popolazione del Centro Africa sta tirando le conclusioni di queste sue insufficienze e ha imparato delle lezioni. Il y a eu le dialogue national où les centrafricains ont passé en revue tous les diagnostics de la situation. Dialogue national. C'è stato un dialogo nazionale, penso sui giornali o nelle città, con una lettura quotidiana di cosa andava male, di quello che erano le sofferenze e le distruzioni. Le souffrances de la population n'est pas caché et les destructions sont visibles, on voit. Donc à la lecture de
quotidienne de souffrance et de destruction, on commence petit à petit à prendre conscience de la situation. Dice, le sofferenze sono visibili a tutti, le distruzioni sono così evidenti che non si possono tacere e le persone cominciano a prendere coscienza di cosa bisogna fare, quali sforzi bisogna intraprendere per ritrovare la speranza. De plus en plus, les médias, les journaux commencent à dénoncer un certain nombre de choses. C'est ainsi que lorsque j'ai été menacé, je pense que tout à l'heure on vous en a parlé, mais je vais quand même vous raconter un peu comment les choses sont passées. Anche adesso ci farà un po' di racconto diverso. Nei media ormai non si tace più di fronte a queste cose, anche quando lui è stato minacciato, e tutti avete sentito prima, vi ricordo sempre il foglio che abbiamo nella cartella che dà una piccola descrizione, i giornali si sono mossi. Adesso ci ha detto che ci dirà cosa è successo. Lorsque c'est diffus a organisé donc ces séries de conférences à l'université et dans plusieurs points de la ville, j'ai été l'un de ceux qui avait été demandé pour faire ma conférence. Sedi Foda ha organizzato questa serie di conferenze all'università nella città e gli hanno chiesto di essere partecipe e di condurre la sua relazione. Après cette conférence qui s'était terminée aux environs de 6h30, n'oubliez pas qu'en Centrafrique il fait nuit à 6h. Donc c'était terminé vers 6h30 à peu près, donc il faisait un peu nuit. Ha finito il suo incontro alle 6:30. Era già un po' buio, quindi. Après la conférence, heureusement pour moi, je suis pas rentré directement à la maison, je suis allé dans ma belle famille pour récupérer ma femme. Sì, non è andato subito a casa, è andato a recuperare la sua moglie che era dai cognati. Donc avant que je n'arrive, dans mon absence, un véhicule plein de militaires sont arrivés devant ma maison et ils sont venus pour m'arrêter. Et généralement, ils vous prennent dans la nuit, ils vous amènent, ils vous torturent et le lendemain, on retrouve seulement votre corps. Sono arrivati, finché lui era dai cognati, sono arrivati i mezzi militari con le camionette per prenderlo e portarselo via. Di solito vengono di notte, quando capita questo sono sempre portati nella stazione di polizia dove la norma è torture e il giorno dopo ammazzati. Lorsque je suis arrivé vers 20h, mon fils, qui a 14 ans, m'a raconté la scène, comment il a vécu lui-même. Quando è arrivato il suo figlio di 14 anni, gli ha raccontato cosa era successo. Ils sont venus, ils ont cogné le portail et ils ont demandé à mon fils d'ouvrir le portail qui sont venus m'arrêter. Sì, ne ha detto al figlio, sono venuti, dov'è che vogliamo arrestarlo? Et ma clôture, c'est une grande clôture, c'est le village africain, nous avons une grande clôture avec plusieurs maisons dans la concession. Avec tous mes frères, nous habitons donc dans cette grande clôture et il a demandé, quel Njapu, ils sont nombreux ici. Sì, sapete che loro abitano la cultura africana e hanno una specie di zona dove ci sono varie casettine dove vive tutto il clan, tutta la famiglia e gli hanno chiesto dov'è che abita le Miljapu. Il ha detto, c'è la porta verde, donc c'est ici. La porta verde e lui abita qui. E mon fils n'a pas voulu ouvrir, ils l'ont trompé, ils ont voulu l'amener à ouvrir, ils ont dit, donne-nous un bic, un crayon, on va écrire un mot à ton père. Quand il est venu avec le bic, il n'a pas ouvert le portail, il a jeté par-dessus le mur. Lui ha buttato la chiave sopra il muro, insomma, non ha voluto aprire. Alors, mécontents, ils ont dit qu'ils allaient casser le portail. Volevano buttare giù la porta. Non. Il leur a dit, attendez, et il est parti. Il a mis ses frères, ses petits frères, dans la maison, il a fermé la porte. Il a éteint les lumières, il a lâché mes chiens. Parce que dans ma concession, j'ai 8 chiens de garde. Lui ha messo dentro in questa casa, penso da un'altra porta o prima, i suoi fratellini e i cani, che ha 8 cani. Alors, quand ils ont voulu bousculer la porte, les chiens se sont tellement fâchés qu'ils ont fui. Ils ont fui à cause des chiens, grâce aux chiens. Quando hanno bussato alla porta, i cani hanno cominciato ad abbaiare e gli altri hanno preso paura e sono scappati. Les chiens sont mes milices. Sono le milices. Sono le loro milizie, i loro soldati sono stati i cani, la loro difesa. Piccole cose, ma molto utili. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi à la maison parce que je ne sais pas s'ils allaient revenir, je suis allé dans la ville, mais j'ai alerté mes frères et de tous côtés, toute la nuit, on a téléphoné de tous côtés, de la France, des États-Unis, partout, au président de la République qui a pris peur. Et maintenant, ils ont compris que j'ai des amis à travers le monde et ils n'osent plus m'embêter. Allora, lui non ha dormito a casa ma ha avvertito tutti i suoi fratelli, hanno cominciato un giro di telefonate a tutti gli amici della Repubblica Centrafricana in Francia, negli Stati Uniti e questo ha prodotto ovviamente gli effetti di protezione che lui aveva cercato.
Donc c'est pour dire que désormais le centrafricain ne se laisse plus faire, il parle. Le centrafricain parle, il dénonce et il essaie donc de faire prendre conscience de la situation, il éduque la jeunesse et c'est important que la jeunesse puisse être formée. Et petit à petit, avec un changement de mentalité, nous allons pouvoir prendre conscience aux centrafricains et peut-être l'avenir pourra donc être favorable. I centrafricani non sopportano più di essere penalizzati e oppressi senza reagire. Tutti stanno prendendo questa coscienza, come si è visto anche nel suo caso, e questo è il grande motivo di speranza per lui, perché vede che non sono solo i singoli, ma anche la stampa, i mezzi di comunicazione che sono d'accordo nel denunciare queste cose e cominciare a muoversi contro l'oppressione. Ici, avant de terminer, je voudrais vraiment adresser mes vives reconnaissances à l'endroit de tous les amis de Retterich, c'est ça? Tous les amis qui vont travailler avec Cedifode, tous ceux qui vont en Centrafrique, ils ont vraiment beaucoup de mérite parce que réellement il existe un problème d'insécurité dans mon pays. Si vuole tenere i contatti con tutti per poter affrontare questo problema della non sicurezza che c'è nel suo paese. Malgré cela, ils y vont pour travailler. Et vraiment, je suis très reconnaissant pour cela. Tutti quelli che sono, hanno preso contatti sono andati là per lavorare, per impegnarsi, e lui è molto riconoscente di questo. Et je pense que la première aide que l'armée centrafricaine pourrait avoir devrait concerner le problème de l'insécurité. Primo tipo di aiuto che lui chiede è quello di risolvere il loro problema della non sicurezza che hanno. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas envisager le développement. Sans la sécurité, la paix, on ne peut pas envisager le développement. L'unica maniera per svilupparsi, per cominciare a progettare, è quello di essere un pochino sicuri almeno del proprio futuro. Nous avons les coupeurs de route. C'est les coupeurs de route sont les gens qui sont fortement armés. Sono banditi di strada molto armati che impediscono i movimenti all'interno del paese. Ils sont dans les brousses et ils arrêtent tous les véhicules qui passent, ils dépouillent, ils les frappent, ceux qui n'ont rien sur eux, ils les tuent. Et voilà un danger perpétuel. Ils arrivent parfois dans le village, ils encerclent le village, ils rassemblent la population, ils les battent, ils fouillent les maisons, ils ramassent tous les biens et après ils s'en aillent. Il y a des bases militaires. Mais malheureusement, les bases militaires n'ont pas les moyens. Il manque les moyens. Il n'y a pas les moyens de déplacement. Quand ils opèrent à un endroit, le temps que les militaires trouvent un véhicule pour arriver, ils se déplacent, ils vont à un autre endroit. Questi banditi di strada sono potentissimi, fermano qualsiasi auto, qualsiasi bus, depredano quelli che sono sopra, li tirano giù, li battono, li percuotono, a volte li ammazzano. Quando non riescono a trovare questi mezzi che si muovono, queste automobili, vanno nei villaggi e fanno la stessa cosa, raggruppano tutti, li percuotono, li portano via tutto quello che c'è nelle capanne. L'esercito non riesce a muoversi per povertà di mezzi, per lentezza di movimento. Quando parte con i pochi mezzi che ha, gli altri si sono già spostati da un più di tempo. Le moyens logistiques sont vraiment importants pour pouvoir enrayer et éradiquer cette situation. Bisogna migliorare la logistica, diceva, perché altrimenti questi banditi di strada sono uno dei problemi più grossi che loro hanno. Je vous remercie de m'avoir écouté patiemment. Merci. Ringrazia dell'ascolto e grazie a questo bellissimo intervento molto articolato, anche che ci ha aiutato a capire veramente com'è questo paese. Io mi sono solo appuntata due cose, non vorrei fare la Cassandra perché tutti i pessimisti sono comunisti, eccetera, eccetera, però corruzione, frode e distruzione del bene comune mi ricorda qualcosa che succede anche da noi, per cui veramente dovremmo un pochino riflettere quando parliamo di mancanza di democrazia negli altri paesi. Cominciamo anche a guardare da noi cosa succede, perché non siamo immuni. Ecco, non abbiamo forse le bande di predoni che ci dilapidano così, però qualcuno mette le mani nelle nostre tasche. No, io volevo fare un piccolo intervento da componente della rete su quello che ha detto Emil, dell'importanza che ha per questi movimenti di liberazione così faticosi avere delle conoscenze.
L'unica possibilità per loro di essere sicuri, quante volte l'abbiamo sentito, è avere delle amicizie e delle conoscenze in Italia, nei paesi forti, perché se capita qualcosa noi dobbiamo essere pronti a muoverci. Ricorderete tutti quanti quando è venuta la prima testimonianza di Haiti ormai tantissimi anni fa, io lo so con Rigoberta Menciù quando è tornata, che l'hanno messa in galera subito appena tornata, si sono mossi tutti gli italiani, sono partiti direi quasi centinaia di migliaia di fax e questa forma di conoscenza e di sostegno è importantissima. Emile è venuto da noi, Japu, per noi è uno dei nostri riferimenti importanti, noi dobbiamo essere quelli che lo sostengono, se capita qualcosa chiediamo a Gigi, faccelo sapere, ci muoviamo immediatamente, è importantissimo. Loro hanno dei problemi di comunicazioni molto difficili, vedete che hanno uno stato quasi inesistente, però è uno dei posti che noi dobbiamo eleggere come uno dei nostri luoghi di amicizia. Come dice sempre Zanottelli, lui è una delle facce che noi conosciamo, attraverso la sua faccia passa la nostra solidarietà, noi dobbiamo, siamo con lui, è uno dei nostri amici, con Mark, con la Repubblica Centrafricana, sono nostri. Io volevo solo leggere questa lettera che è arrivata alla rete di Udine, relativa al nostro progetto in Brasile, ed è stata scritta da Giovanni Vera Baroni. Cari amici della rete Radio Resh, vi saluto tutti in occasione del convegno che avete appena cominciato. Vi posso offrire quello che ho appena raccolto in questi ultimi giorni di convivenza con i contadini del Sertão di Pernambuco. Non sono riflessioni teologiche o di spiritualità. Queste potrebbero nascere in seguito. Sono semplici fatti. In pieno secolo XXI, in un mondo dominato dalla tecnologia, ho potuto condividere la gioia delle nostre comunità dell'Agreste e del Sertão. Gioia perché è piovuto. Sì, il 19 di marzo, giorno di San Giuseppe, è piovuto garantendo la possibilità della semina del grano turco. Non è solo questo. Gli anziani garantiscono, e io l'ho confermato varie volte, che la pioggia nel giorno di San Giuseppe è una garanzia di una stagione piovosa e quindi di un buon raccolto. Questa speranza, rinnovata ogni anno, anche se frustrata nei periodi di siccità, l'ho vista stampata nei volti di molti compagni contadini. Ed è un vero atto di fede, credere nella vita e nel suo rinnovamento. Sono convinto che gli interventi dell'uomo nella madre natura devono aiutarci a imparare a convivere con tutti gli esseri viventi che ci circondano. Questa è la vera politica pubblica. Per chi ci segue, posso confermare gli esiti della cooperativa ecoorganica che raduna le famiglie di contadini che hanno aderito al biologico. Questo è il progetto che abbiamo noi in Brasile. Molti assentamenti del movimento Semterra, qui in Pernambuco, stanno aderendo alla produzione biologica. Questo è molto importante, perché non si vuole solo uno sviluppo qualsiasi. Vogliamo uno sviluppo in sintonia con la vita di questo pianeta Terra, la nostra casa. E per essere allora condomini e per prenderci a cuore ciascuno di noi, mi sento presente tra di voi in questo ricco momento che sempre si concretizza in ogni convegno. Un abbraccio grande alla brasiliana, a presto, Giovanni e Vera Baroni. Adesso Dino vorrebbe dire due parole, perché non è presente il testimone del Guatemala, e allora Dino vorrebbe sintetizzare in due parole questa operazione. Io mi sono preparato l'intervento sul Guatemala, perché ero il relatore. Ve lo farò fra qualche minuto perché Beniamino, che tutti penso conoscete, che vi presento, che è della rete di Mogliano Veneto, che è lì fra Treviso e Venezia, hanno attivato una operazione sull'Africa e vuole riprendere i temi che ha dato Emil,
ma addirittura vuol portarselo via, da quel che ho capito. Adesso vediamo se è un rapimento oppure se è un accompagnamento. Sì, ce lo portiamo a casa domenica sera. No, l'intervento mio non era assolutamente previsto, ma visto quel che ha espresso Emil e che poi ha ripreso Dino Poli, è venuta una sollecitazione. Alcuni amici, soprattutto dei gruppi del Veneto, ma anche senz'altro del gruppo di Savona, di Celle, conoscono un po' l'iniziativa che abbiamo avviato dallo scorso anno come rete di Mogliano. È un'operazione appoggiata al Centrafrica che ha come referente Marca Rangazze del Sedifod. Non è sostenuta direttamente con l'autotassazione, ma attraverso una forma un po' particolare. Un nostro amico della rete, Bruno Moro, che non è qui, che ha un vecchio forno a legna in una casa di campagna e una volta ci faceva il pane biologico per i negozi di prodotti biologici, poi ha smesso, abbiamo ripreso insieme, dopo che io sono andato in pensione, a fare il pane una volta alla settimana. Io non sono un fornaio, facevo il ferroviere, con l'arte di questo amico, sì, facevo il capostazione, mandavo su e giù i treni, funzionavano bene tra l'altro, non come adesso. Sì, e facciamo il pane una volta alla settimana per persone della rete, ma anche persone non della rete, comunque non per un commercio, è un circuito amicale, quindi non si commercia, il pane viene mangiato per solidarietà. Quindi è un pane buono, vedo che mi ascolta anche Giorgio, te ne manderò a Pisa, sai Giorgio. E attraverso questo pane sosteniamo un progetto. Il progetto che Marca Rangazze lo scorso anno ci ha presentato era il sostegno a 3 insegnanti in un villaggio che si chiama Cursù, Coursou scritto, Cursù, questo ce l'hanno detto loro, e doveva già partire l'anno scorso, il primo finanziamento l'abbiamo mandato l'anno scorso, purtroppo non è partito perché, un po' per le difficoltà che avete sentito raccontare, c'è stata la difficoltà a trovare i 3 insegnanti per questa scuola di Cursù. Per cui mi raccontavano gli amici che sono stati al convegno di Bangui e che sono andati almeno una parte in visita a Cursù. In questo villaggio di circa, 1.500 abitanti, adesso precisamente io non so il numero degli abitanti, ci sono circa 215 bambini e ragazzi della scuola primaria con un solo maestro, maestro del villaggio, che poi non è un maestro statale con diploma, eccetera, ma che fa un po' di istruzione a questi ragazzi sotto una tettoia. Ci sono le fondamenta costruite di una scuola che molti anni fa, credo una decina, gli amici di Savona mi sostengano anche nei dati perché non li conosco esattamente, ci sono un po' di muri di una scuola finanziata dalla Banca Mondiale, ma mai terminata, mai completata, sono rimasti così. Per cui, questa specie di scolarità che non so quanto riesca a produrre in termini di cultura su questi bambini, viene fatta sotto una tettoia, una capanna. Allora noi vorremmo impegnarci, abbiamo già comunicato a Marca Rangazze, visto che ancora non ha trovato gli insegnanti, qual è la priorità in questo villaggio. Se si tratta della costruzione della scuola, vorremmo aiutarli a mettere in piedi la scuola, ma non solo i muri, il tetto, che pure è importante per loro, anzi Caterina Perata ci spiegava simbolicamente quant'è importante l'edificio in muratura di mattoni rispetto alla tettoia e alla capanna. Non perché la pioggia e il vento non lo portano via, ma è simbolicamente importante come fatto istituzionale.
cioè diventa la scuola proprio istituzionale. E noi vorremmo proprio aiutare a realizzare questo. Ecco, è un'operazione che noi vogliamo, pur non essendo nella tradizione dell'autotassazione, ma farla diventare un intreccio, pane e autotassazione. Vorremmo costruire questa scuola, dare una mano quindi a questo popolo, ecco, e dare una mano anche a Emil. Sul piano della sicurezza, lo citava già Dino Poli, ecco, noi abbiamo aiutato i nostri amici, abbiamo un altro progetto in Amazzonia, voi ricorderete qui nel 2000 la delegazione, ecco, che abbiamo ospitato al convegno del 2000 con il missionario Sergio Tonetto e i suoi collaboratori della CPT. Ecco, le minacce di morte a chi fa attività sindacale, ecco, sono state non solo minacce, ma hanno ucciso anche tante persone. Noi abbiamo dedicato quel progetto a un leader contadino, Virgilio Serao Sacramento, che è stato ammazzato nel 1987. Ecco, il progetto porta il nome di questo martire della terra. Quando hanno minacciato altre persone, ecco, abbiamo fatto arrivare valanghe di messaggi. Adesso esiste anche la posta elettronica, laddove riesce a funzionare, ma dobbiamo garantire a questi amici, ecco, una rete di sicurezza di carattere internazionale affinché le loro vite possano essere sicure, anche quelle dei loro familiari, non solo, ma perché possano esercitare la loro opera in questi paesi. Ecco, io ho voluto darvi questa comunicazione che era un po' riservata agli amici del gruppo, ma mi sembrava che dopo la relazione fosse anche giusto parteciparvela. Ecco, a chi mi chiederà un boccone di pane non mancherò, ecco, di mandarglielo. Io do la parola pochi minuti alla rete di Savona ancora. Sì, io volevo integrare, sono Gigi di Savona, ho fatto parte del gruppo che è andato giù, sono stato 3 settimane, ho partecipato quindi alla fase preparatoria del convegno, alla settimana del convegno, e poi mi sono fermato anche per la visita nei villaggi in cui Sedi FOD fa animazione, tra cui quello che citava Beniamino. Io credo che, in aggiunta a quello che ha detto Emil, che è la persona che ci ha permesso di portare avanti questo discorso con la società civile, ci sono un paio di considerazioni da fare. La prima è: a chi serve che il paese sia così? Perché noi abbiamo parlato con dei ministri, io ho parlato col rettore dell'università, abbiamo parlato col console italiano, abbiamo parlato col rappresentante dell'Unione Europea che cura i progetti dell'Unione Europea a Bangui, e secondo noi questa instabilità politica, avete capito che l'esercito è fondato dai militari ex ribelli di Bozizé, che gli statali non sono pagati, eccetera, questo problema di isolamento del paese, c'è un volo alla settimana per andare a Bangui, le strade praticamente ogni stagione della pioggia sono distrutte, non ci sono ferrovie che permettono un minimo di passaggio di beni. L'altra domanda è: dove vanno a finire i nostri soldi ufficiali degli aiuti europei? Alla fine finanziano le nostre ONG e portano avanti i progetti che il vice ministro delle foreste e dell'ambiente mi ha detto chiaramente, tu per tu, che riceve da Bruxelles e li deve firmare senza neanche poterli leggere. Quindi questi soldi finanziano le nostre ditte che vanno laggiù a lavorare, e questo è un processo che si continua a ripetere. Io non voglio accusare nessuno, non voglio dire che le ONG che ci sono laggiù non facciano il loro lavoro, però è chiarissimo che questo paese non interessa a nessuno che si sviluppi in un modo, non dico solo democratico, ma con un minimo di indipendenza, dando la voce alle persone che stanno lì. Per vostra informazione, una cosa interessante è stato che sia il console italiano, sia il rappresentante dell'Unione Europea,
sia il responsabile della maggiore ONG italiana che lavora laggiù, ci hanno detto che l'unico futuro per questo paese è il protettorato. Questa è una vergogna, vedendo le persone che ci sono, vedendo le persone in gamba. Abbiamo portato qui Emil, che non fa parte di SEDIFOD, ma che è una persona che sono anni che lotta per il suo paese, ed è la strada su cui credo che noi come rete dovremmo collaborare e cercare di portare avanti dal punto di vista delle iniziative. Ci sono società europee che lavorano per lo sfruttamento delle miniere e che lavorano per lo sfruttamento dei legnami. Ce n'è una italiana, la Goldmeier, che ha giacimenti, ha avuto la concessione di sfruttamento delle miniere. C'è una sola risposta a queste domande del perché la situazione è questa. La risposta, come avrete capito dalla presentazione di Emil, oggi si chiama oro e diamanti e domani si chiamerà petrolio. A nessuno interessa che questo paese vada avanti. Fatemi aggiungere una seconda considerazione sul modo anche di fare gli aiuti. Credo che questa nostra visita in Centrafrica abbia avuto una grande peculiarità, come avete sentito, dall'essere stati ospitati dalla gente. La gente ci ha sentiti vicini a loro. Non credo che un viceministro normalmente mi avrebbe raccontato le cose che mi ha detto sulla situazione che vi dicevo. Siamo stati gli unici bianchi a messa nella chiesa del quartiere. Abbiamo incontrato i capi villaggio che ci hanno raccontato di che cosa hanno bisogno. Ecco, questa cosa qui, questo tipo di mentalità di partecipazione, francamente io non l'ho vista nelle associazioni ufficiali europee che abbiamo incontrato, e purtroppo, fatemi dire, anche i missionari, alcuni, anche qui non sto accusando nessuno. Tutti portano avanti le iniziative meglio che possono, però la sensazione che abbiamo avuto in queste 3 settimane è che la mentalità rimane ancora la mentalità del noi siamo qua, veniamo qui, vi aiutiamo e voi siete lì. La mano che dona è più alta di quella che riceve. E questo, purtroppo, fatemelo dire, oggi è ancora così. Queste persone hanno bisogno di amici che li aiutino a portare avanti le loro iniziative. Noi non siamo lì, non siamo andati con soldi, non siamo andati a fare pozzi, non siamo andati a fare nulla, se non a dimostrare che si può lavorare insieme per portare avanti la situazione. Basta. Bravo Gigi, bravo. È sempre un piacere sentire questi discorsi. Siamo alla pari con loro, ci interessa essere insieme, non abbiamo nessun vantaggio, siamo ricchi, non abbiamo nessun problema di soldi, anzi dobbiamo cambiare la nostra vita. Allora, vi porto una mia testimonianza che ho scritto sul Guatemala. Speravamo di avere un testimone quando abbiamo impostato il convegno, non siamo riusciti. Allora, lo leggo così ci metto meno. Speravamo di avere qui al convegno una testimonianza importante dal Guatemala, ma non è stato possibile. Il Guatemala è un paese che ci è particolarmente caro, che seguiamo da anni, con cui siamo affettuosamente collegati. Rigoberta Menchú è stata nostra ospite e testimone prima di essere premio Nobel e ci ha accompagnato nelle celebrazioni dei 500 anni della conquista. Ci ha spiegato cos'è successo in Guatemala. In Guatemala c'è stata una guerra civile dal 1954 con la prima invasione dei Marines per difendere la United Fruit Company. Quindi Rigoberta è il primo nome che io vi indico, la prima persona. La nostra operazione è intitolata, quella che stiamo sostenendo e anche quella che è finita, è intitolata a Monsignor Juan Gerardi Conedera, il vescovo che ha denunciato fortemente la violenza continuata dell'esercito contro la popolazione indigena, con intimidazioni e ammazzamenti, con un genocidio riconosciuto dall'ONU, con una persecuzione della Chiesa Cattolica dei catechisti. Monsignor Gerardi è stato assassinato nell'aprile del 97, è uno dei martiri che dobbiamo sempre ricordare. Aprile è il mese che viene, è un mese importante per noi italiani, ma anche importante per la memoria, ed è stato assassinato il giorno dopo aver pubblicato il suo Guatemala Nunca Más, che era la denuncia delle persone, non solamente dei fatti generici. Il processo contro gli assassini non ha potuto mai partire. Doveva intervenire qui a Rimini un vescovo che ha collaborato a lungo con Monsignor Gerardi, l'attuale presidente della Commissione Episcopale del Guatemala, Monsignor Alvaro Ramazzini, più volte minacciato di morte. Avevamo anche cercato di capire se aveva il nonno italiano, perché Ramazzini è un nome italiano e voi sapete che la cittadinanza viene attribuita se c'è il nonno, e noi potevamo difendere
Alessandro ha il bisnonno, purtroppo, quindi non possiamo fargli il processo di... Monsignor Ramazzini è oggi in Italia, ma è a Roma col CIPAX proprio a far memoria di Garardi, ecco perché non è venuto con noi, però pensiamo di farlo venire. La sua azione però non si limita alla memoria di Monsignor Garardi, Monsignor Ramazzini e tutti i vescovi del Guatemala stanno, e tutti quelli che agiscono in un certo modo, sta opponendosi vigorosamente e tenacemente allo sfruttamento del territorio dalle parti delle multinazionali delle miniere, mi pareva di essere... con le stesse cose, per difendere appunto il territorio, le montagne, i boschi e la sua popolazione. Lui lavora nella zona di San Marcos verso il Messico. Se qualcuno vuole fare una ricerca più approfondita, cerchi su internet, trova tutto. Minacce di morte, naturalmente, sono riusciti a vincere alcune azioni. Seconda persona, Monsignor Ramazzini. Sono stati i nostri ospiti ai convegni altri guatemaltechi, ricorderete nel convegno del 2000 che è venuto un ragazzo con la sua moglie appena sposata, era in viaggio di nozze, Carlos Tamup, nel convegno del 2000. Stanno continuando il loro impegno per il loro paese e la popolazione Maya. Carlos era a Ginevra a fine febbraio, un mese fa, per la sessione contro la discriminazione razziale. Lui partecipava alla delegazione Maya di Prodessa, che ha chiarito una controrelazione rispetto a quella del governo, qual è la discriminazione razziale che c'è ancora in Guatemala. Carlos Tamup ha sostenuto, è stato il referente del progetto del Vivero Fructali Forestal, che la rete ha seguito dal 2001 al 2004 e ha chiuso l'anno scorso. Carlos sta realizzando ora un piccolo collegio per gli studenti Maya nel suo paese d'origine, San Pedro Cocopilas, perché tutti i ragazzi possano ricevere un'istruzione, raggiungere l'autonomia e le conoscenze sufficienti a recuperare la loro dignità. Non ve ne parlo a lungo, è un argomento molto interessante, è quello che ci interessa come rete. Carlos ci scrive regolarmente, ci ha riferito in particolare l'anno scorso delle riesumazioni degli ammazzati delle fosse comuni, dove c'erano anche i suoi familiari, suo papà, gli zii, i nonni, i cugini, e riesumazioni che hanno procurato tanto dolore a tutti loro. Parte ora una quarta operazione, progetto di solidarietà della rete col Guatemala, sempre per piantare alberi. Il titolo, che tratteremo nel prossimo coordinamento, Arboli, alberi per la vita e boschi per la pace. È un'azione solidale inventata proprio da Monsignor Gherardi, per dare alimentazione completa alla gente, con le vitamine, per dare occasioni di sopravvivenza economica con la frutta e le marmellate, perché il mais non si vende. Per dare occasione di ricreare associazioni e cooperative che permettano alle famiglie di riaggregarsi e ritrovarsi dopo 36-40 anni di persecuzione e di avere quindi una nuova dignità sociale e forza nella loro municipalità, ma anche per ricreare i boschi distrutti dalla repressione. Le parole d'ordine dell'esercito era una cabeça, cinco árboles. Si taglia una testa e si tagliano cinque alberi, così la gente non ha rifugi. Pensate alla nostra resistenza sulle montagne qualche anno fa, 60 anni fa. Il nostro referente è un piccolo prete Maya molto attivo e sensibile, padre Clemente Peneleu Navichok, che molti conoscono, il quarto personaggio che vi propongo, quello che ha sposato, nel senso che ha celebrato il matrimonio, non che ha sposato, il matrimonio di Rigoberta e contemporaneamente ha celebrato le esequie del suo bambino nato morto. Padre Clemente vive nella zona di montagna del Quiché, in ogni paese dove è stato ha creato gruppi e cooperative di giovani, di contadini, scuole e mantiene contatti regolari con tutti noi. Lui è venuto in ottobre, lui ha ormai una regolarità di visite in un paesino del Veronese che si chiama San Zeno di Colognola ai Colli, dove ricordo la prima volta che gli ha fatto la danza durante la messa con questi contadini, che diceva cosa succede adesso? E gli ha insegnato, gli ha fatto le danze, gli ha presentato i colori della cosmologia Maya. Guatemala è un paese bellissimo, è un paese martire, ha una natura splendida, colori eccezionali che si rivedono nei vestiti, ha una storia e una cultura affascinante. Voi sapete che i Maya hanno celebrato il 5122esimo anno, mi pare la settimana scorsa, ma ha sofferto più di 30 anni di persecuzioni e guerre subita da una popolazione inerme e mite. È un modello di cammino di liberazione e di lotte contro le sopraffazioni, contro le multinazionali e per la difesa del territorio. L'Italia rischia di diventare come il Guatemala, il paese delle banane, eh? La rete ha accompagnato molti viaggi di conoscenza in Guatemala, tutti sono tornati entusiasti del posto, della gente, vi rilancio questo viaggio che è possibile fare, è un'occasione per diventare cittadini planetari, ricorderete sempre il discorso di padre Balducci, noi siamo uomini della Terra.
terra, e questo di diventare cittadini prenotari è proprio l'obiettivo della nostra solidarietà, della nostra associazione. Io vi ripropongo questa testimonianza del Guatemala, questa nostra presa in amicizia nel Guatemala, a cui teniamo moltissimo. È difficile andare in Centro Africa, in Centro Africa. In Guatemala è facile, si può andare, c'è la possibilità di organizzare viaggi assistiti, viaggi molto belli, molto tranquilli, molto da nord, insomma, però viaggi in cui si conosce la gente. Hanno 36 lingue diverse, non hanno il sangue unico, ma è facile andarci. Quindi io, quando vi ripropongo questa testimonianza, che certamente riprenderemo col Guatemala, vi ripropongo la possibilità di fare questi viaggi. Se qualcuno vuole organizzare un viaggio, 2, 5, 10, 15 persone, si può fare, ed è un viaggio molto bello, culturale, sociale, politico, ma anche di grande piacere. Ecco, la testimonianza è questa, ricordiamo Monsignor Gherardi e le nostre iniziative per questo paese che ci sta tanto a cuore. Va bene. Della vostra attenzione, perché volevo spiegarvi una petizione che avete trovato nella cartellina, una petizione per un massacro che c'è stato in Brasile, perché oltre a quello che avete visto stamattina, il massacro di El Dorado, negli ultimi 20 anni sono stati uccisi 1400 esponenti del movimento Senterra, e soltanto in 75 casi si è arrivata alla condanna degli esecutori. Per cui 5 nodi della rete nazionale, il nodo di Roma, di Milano, di Quarrata, di Brescia e di Foggia, si sono uniti in un comitato per chiedere giustizia per questo ennesimo massacro che è stato effettuato il 20 novembre del 2004 a Felisburgo, in Minas Gerais. Solo due parole per raccontarvi che cos'è questo accampamento. Il primo maggio del 2000 230 famiglie occupano questa terra incoltivata e per 2 anni e mezzo continuano a coltivarla in senso comunitario, come vi aveva spiegato l'amico Senterra ieri. In questi 2 anni e mezzo hanno ricevuto moltissime minacce, pistoleros si aggiravano per l'accampamento, macchine ad alta velocità, adolescenti sequestrati, picchiati, terrorizzati e poi rilasciati. Molte sono state le denunce, anche la Commissione Pastorale della Terra ne ha fatte diverse. L'ultima era stata fatta proprio 5 settimane prima del massacro, ma nulla fu fatto per difendere questi contadini. Per cui il sabato 20 novembre, il giorno della coscienza negra oltretutto, è arrivato un pulmino con 15 persone, sono scesi, hanno iniziato a sparare all'impazzata, hanno ucciso 5 persone, ferite 13, e poi hanno dato fuoco all'accampamento. Dopo una settimana, anche all'aiuto proprio del Movimento Senterra Nazionale, degli accampamenti vicini, 58 delle 230 famiglie originarie sono tornate e hanno rioccupato la terra e hanno ridato vita a un nuovo accampamento, che oltretutto è chiamato anche Terra Prometida. Ecco, noi adesso stiamo facendo questa raccolta di firme perché vorremmo che giustizia sia fatta, che non passi ancora una volta impunita una situazione di questo genere, che veramente si riesca a dire basta a questi massacri. Per questo volevo leggervi anche un messaggio che ci è arrivato dalla Commissione Pastorale della Terra di Guayarina. Ci scrive Sergio e dice questo: l'equipe della Commissione Pastorale per la Terra, regione di Guayarina, stato del Pará, Amazzonia orientale brasiliana, ha il piacere e la gioia di informare gli amici e gli amici di solidarietà che due pistoleros, Raifran e Edoardo, autori del crimine che ha ucciso la missionaria Dorothy Maestang, vi ricordate, una suora, il 12 febbraio scorso, sono stati condannati dopo 2 giorni di processo, il 12 febbraio dell'anno scorso, 9 e 10 dicembre, rispettivamente a 27 e 17 anni di prigione in regime chiuso. Tutti i componenti dell'accampamento, circa 1000 persone che durante i 2 giorni hanno accompagnato l'evento, hanno fatto festa nella notte del 10 dicembre, canti, danze, lacrime, abbracci, preghiere di ringraziamento, singhiozzi, sventolii di bandiere, sono stati la reazione spontanea e profonda dopo la lettura della sentenza. Probabilmente in gennaio avrà luogo il processo contro 3 mandanti del crimine tuttora in prigione. Ma ci domandiamo, è stata fatta giustizia? Non ne siamo totalmente convinti. Perché?
Giustizia sarà fatta quando sarà realizzata veramente la riforma agraria. Tanto è che, dopo l'uccisione di Dorothy in Anapu, le cose non sono cambiate. 3 dirigenti sindacali sono stati uccisi e padre Amaro, brasiliano e parroco di Anapu, membro anche lui della Commissione Pastorale della Terra, è fortemente minacciato di morte. Questi fatti dimostrano, e già lo sapevamo, che il potere dei latifondisti in quella regione è potente. I 2 condannati possono ricorrere, ciò vuol dire che la loro pena potrebbe essere ridotta. Ma questo non ci toglie il gusto dell'aperitivo della vittoria. Grazie a tutti voi. La petizione che invece vi dicevo prima di Felisburgo la trovate sia in cartellina, però anche fuori stiamo facendo una raccolta firme. Però oltre che firmare qui, sarebbe buono che la portaste a casa e nelle vostre reti, nei vostri ambiti, riusciste a raccogliere delle firme. In calce trovate il mio indirizzo email, per cui per qualunque informazione sono a disposizione. Io sono Lucia Grati. Proprio una battuta, vi porto i saluti di José Naín, con cui ci siamo comunicati poco fa, nei giorni scorsi, il quale ha saputo del convegno. Lui è stato presente in un paio di convegni, è un indigeno mapuche del Cile. Vi saluta molto calorosamente e ci auguro buon lavoro. Grazie.